Selettivo o anche su di noi? No, no, se, fino ad andare da 4 più 1 creatura ogni round. Che bomba! Vendo birra! Oh ragazzi, dice vendo birra. No, vabbè, ma ho fatto... Sta partendo? Ok. Oh, crociato, grande crociato. Grazie, grazie. Io non capivo dove stessimo andando, non capivo quale fosse lo scopo di tutto questo. A volte la strada che mi fai percorrere è tortuosa, ma alla fine ha sempre un senso. Non capivo perché tu ci abbia messo in questo viaggio che non ha senso agli occhi del povero mortale che sta al tuo cospetto. Perché ci hai fatto incontrare l'Arcimago che ci ha dato questa missione di cui non mi interessa nulla? Perché siamo dovuti viaggiare dall'altra parte del mondo? Cosa ci facevamo alla Gilda dei Nani Birrai? Per quale stradiavolo di motivo dovevamo andare alla Rocca dello Sparviero? Cosa me ne frega di parlare con Paige Reward? Ma poi? Poi ho capito. La tua intenzione era quella di appianare le distanze fra me e Alphonse. E quindi ci hai fatto arrivare a Marwick. La mia amata Marwick, che ho tanto lavorato per rendere il posto perfetto per la riconciliazione fra me e il mio gruppo. Ah, come ho visto migliorare l'attitudine di Alphonse, che prima era permissivo, era sempre sorridente, e che adesso, pensa un po', ha addirittura fermato, ferendo alle gambe un povero ragazzo, schiantandogli la testa per terra, soltanto perché stava cercando di scappare al giudizio. E poi, senza lamentarsi, lo ha visto camminare per diversi chilometri su una gamba zoppa. Ah, come sta migliorando il suo atteggiamento. È stato sicuramente un evento catartico per lui arrivare qua. Mi ricorda quella volta in cui io da giovane ho assistito allo scuoiamento di Galava di Boccaggio. Vi ricordate quella volta? Fitz. Questo posto, ti giuro, io rimango qui 5 minuti e impazzisco, cioè non riesco, a parte non riesco più a controllare le mie azioni. Guarda, già adesso ti vorrei prendere a cazzotti in faccia, e questo posto è terribile. Andiamocene di qui, raccontiamola da un'altra parte, la ballata di Fumble, la nostra storia. Andiamocene. Mi prego, dite che non è stata colpa nostra. Dov'è Tain? E quello che state ascoltando è Fumble. Sempre più complesse e lunghe, tra poco tutta la puntata sarà il riassunto. E che partono destrutturate. Fumble è il podcast di giochi di ruolo in italiano. Io ho preso lo scettro a Claudio. Il primo podcast di giochi di ruolo, ma abbiamo qua i secondi podcast di giochi di ruolo. Non siamo un podcast, no, siamo dei video. Siamo dei video, quindi siamo i primi video. I vodcast. I vlogcast è quando giocano vampiri. Chiaro, esatto. Rata è qualcosa con la V vodka. E poi cast. Fate questo. Vlogcast. Dai, streaming. Streaming. Dai, streaming. Che è più. Ho trovato sta cosa qua, è fantastica. Non già. So se si vede, cioè. L'ho vista l'altro giorno. L'ho vista l'altro giorno su Inter e su Facebook. Cioè, su Inter. Al lavoro mi odiano tutti. Però la vogliono. Allora, in realtà, se vi interessa, ve la fate con dei cuscinetti dello skateboard con 5 euro. Io, come un babbo, perché sono pigro e non c'ho voglia, l'ho pagata 20 euro. E comunque il mio falegname con 30.000 lire. Esatto. Ci mette anche le unghie. Però e il cucino del mio falegname lo fa a meno. Ma quindi puoi farlo cadere nel mezzo? Oh, che figata. Vabbè, detto questo, io ringrazierei l'ospite per essere qui. Intanto diciamo che l'ospite sono Nos Cube dei Dice Game Italia. Dove devo parlare? Lì o lì? Il microfono. La telecamera, ma il microfono sente ovunque. Ok, non è che devi guardare per forza. Hai cambiato la webcam?
Perché no, eravamo troppi e ho dovuto mettere quella... Ma perché io sono sempre dietro alle cose? Beh, perché ma siamo anche là. Ci sei messo tu. No, perché Manto mi ha detto, Claudio mi ha detto che devo stare sì, lì. Sì, ma no, no, io intendevo che doveva stare più in qua, Gesù, non che doveva stare vieni lì. Qua. Comunque sono i Dice Game Italia, saluto chi ci è venuto a trovare di Dice Game Italia, fan, robe varie. Siamo su Famo GDR e spero di aver condiviso le cose correttamente. Scusate. Niente, cos'hai fatto? Niente, come al, solito, come al solito vado sui video per vedere se siamo live, eccetera, okay. E parte Claudio mi insulta. E niente, ciao a tutti. Facciamo dietro i microfoni per mettere Manto in difficoltà. In difficoltà, sì. Manto dietro... Marelli! Cazzo, i microfoni. Claudio Serena. Noxcube, Mattia Catania. Matteo Mantovanelli, Roberto De Luca e Claudio Pustarino. Già, ci sono bambini, allora, ci seguono. Lui ha una disfunzione, oltre a quella erettile, ha una disfunzione. Sì, no, sì. Sempre su. Sa perfettamente il suo... Ah, è quella. Sì, non okay. Praticamente, lui ha un problema. Quando aveva interiorizzato una cadenza di nomi. Claudio Serena, Matteo Mantovanelli, Roberto De Luca e Jacopo Colò. Quando ci mischiamo, non li diciamo in quell'ordine o cambiano, lui va in merda completa. Io dico il nome di quello compulsivo che dovrebbe stare al mio posto. Ah, è ossessivo compulsivo. Più no, un paio di volte lo aiutiamo dicendo noi il suo nome. A cena lui ci ha chiesto, Manto mi sa che è un po' me in Dice Game. È quello pazzo? E all'unisono tutti noi senza un minimo dubbio abbiamo fatto. Sì. Quindi è il mio corrispettivo. Quindi se ci tocchiamo, ci esplodiamo. Potreste annullarvi, ma soprattutto ci schifereste abbastanza. Sì. O forse se vi toccate è un po' meno. No. Esatto, in trasmissione. Non so se si può in diretta live su Facebook. Non credo. No, si può fare. Ho visto delle tante live su Facebook. Le zozzate. Strano che tu abbia visto proprio queste cose su Facebook. È strano. Sei sicuro che sia Facebook? Potrebbe essere davvero mio socio. Non è facile. Alcune cose prima di iniziare importanti. Sì, primo. Esatto. Su fumblegdr.it trovate le miniature, adesso ci sono anche le icone di tredicesima era. Strano. Quindi potete andare. Strano, Claudio, strano. Oh, avevo del tempo libero questa settimana, va bene. Ma anche che tu rifatto non avessi tutte avuto le tempo miniature. Libero è il tuo antistress. La notte prima di andare a dormire. Sì, esatto. Io invece che leggere faccio delle miniature con Hero Forge. Oh, l'ho detto, va bene. Ed è come se leggessi 4 ore a notte però. La seconda cosa, abbiamo ancora delle bottiglie della birra della Gilda dei Nani Birrai. Che è buonissima, e buonissima, a un livello che io non riesco nemmeno a spiegarvi quanto è buona. Quale mi consigliate fra la Draconis? Allora, ce ne sono tre che abbiamo, la Draconis, la Cordis e la Shire. La Shire è quella piccante. Tu vai di Cordis. La Cordis è buona. A me la Cordis è quella pale Belgian. Perfetto, a posto. Mentre hai detto la Draconis... Belgian. No, l'altra. La Cordis. Una sì, ma non ci leggo la Scottish Dark Ale. E ti dico, è Draconis. Proprio buona che ti raccomando. Diciamo anche dove possiamo trovare l'ospite... Sulla pagina Facebook Dice Game Italia e su YouTube Dice Game Italia. Ok, difficile da ricordare. Instagram Dice Game Italia Official, Twitter non ce l'abbiamo perché siamo. Io non so. Ma tanto sarà Dice Game Italia. Esatto. Perché la gente ha bisogno di dire cose più lunghe di 140 caratteri. Soprattutto se devi taggare 2000 persone. Non so usare Twitter, io l'ho provato a usare, sono entrato e ho detto: come cazzo? Fai conto che noi in realtà abbiamo usato un sacco all'inizio per riuscire a comunicare con chi ci seguiva, perché siccome le chat possibili erano delle schifezze. Sì, aspetta, però c'è una piccola cosa. C'è una piccola cosa da aggiungere. Noi su Twitter, perché eravamo ancora poco seguiti, la gente interagiva poco. Quando ti iniziano a mettere nei messaggi 4 persone, tu devi rispondere a 4 persone, poi puoi scrivere ciao, fine dei caratteri. Sì, 9 gradi di birra? Sì. Grazie, Manto. No, no, sì. No, 9 è questa. Avevamo, se non sbaglio, hai altri annunci? Sì, ho altri annunci. Devo ringraziare anche Nicola che ci ha mandato delle cose. Lui in realtà ce le ha spedite 3 settimane fa, ma come abbiamo detto la posta italiana le poste. Fa un po' quello che vuole. Ma perché hanno avuto incontri casuali. È possibile. Ma sai che io sto ancora aspettando i miei dilatatori? Ecco, non voglio sapere per cosa. Andiamo avanti per piacere. No, interessante, rimaniamo sui dilatatori. Aspetta, cosa? Le spiego. Vecchio. Ah. Sì, sì, dicono tutti così. Certo, abbiamo una miniatura di un Warlock Tiefling. Bello. Ma soprattutto abbiamo l'anello di Larfliz che entra di diritto. L'anello mio! Esatto, è nel mio. Mio! Gota dei regali più belli che ci hanno fatto, insieme alla birra della Gilda dei Nani Birrai. E tra l'altro ci chiede Pietro, non le avete ancora finite? No, ne abbiamo tenute alcune perché settimana scorsa Claudio non c'era e io sono stato molto bravo e in settimana non le ho bevute. Beh, ma noi sappiamo che ne abbiamo una a testa per ogni tipo, ne berremo una a testa per ogni tipo. Io ne ho ancora una. Bravo. Io sto zitto. Beh, sono bresciani. Altri annunci? Non hai capito, sono bresciani. Quando non bevi devi chiedere. Ah, ok, bevete acqua?
No, ok. E arrugginisce. Prima di trasformare questa missione in una riunione degli alcolisti anonimi. Com'è? Non siamo neanche anonimi. No, esatto. Siamo pessimi. Ci sono anche tutti i nostri social attaccati sopra. L'ultima cosa che c'è da dire è grazie a chi ha fatto delle donazioni. Grazie a quelli che ce le hanno mandate anche questa settimana. Se volete fare delle donazioni, le trovate il pulsante su famosgdr.it, ma soprattutto su qwerty.it, dove potete anche diventare soci del network e darci una piccola quantità di denaro ogni mese, che è utile tanto quanto una bella donazione grossa. Ce l'abbiamo ancora. In più, se non sbaglio, c'è Patreon. Il finto Patreon è diventata l'associazione a QWERTY. Allora, okay. Ed è utile e dilettevole. Chiedevo, diciamo una cosa importante, che c'era una domanda del DM risponde. Abbiamo anche l'ospite. Giusto, quindi abbiamo 5 risposte possibili. Vai. La leggi tu o la leggo io? Vai, stavo guardando tutt'altro io. Ah, bene. Sai che te pare che sia concentrato lui? No, in realtà di domande domande da gente. Alice, le domande del DM risponde ne abbiamo parecchie. Vai. E adesso sto recuperando la più recente. La so. Non è... Molise! La indovino con due! Non è quella la domanda. Dice Game! Forse quella è la domanda. No, è sempre sulla religione e i giochi di ruolo. È una fissa questa cosa della religione. Abbiamo toccato un tasto dolente. Sì, ma lo stiamo toccando da 4 anni. Vabbè. Sentiamo. Mordigian, lo so. Porco. Per un qualsiasi gioco di ruolo ambientato nel nostro mondo, quanto è importante circoscrivere la tipologia di campagne? Faccio un esempio. Se si costruisce una campagna per vampiri o licantropi, si terrà molto più conto della lotta fra queste due figure o fra i vari clan di questi. Mm-hmm. E si tenderà meno a considerare aspetti più normali della vita o comunque meno inerenti al tema centrale delle creature soprannaturali. Ok. Ecco, per voi quanto sono importanti questi paletti? Un GDR di stampo moderno o postmoderno può potenzialmente toccare ogni aspetto della vita e della società, religione compresa, o si rischia di perdersi e di ammazzare il divertimento. Ok, io mi ero già fatto un'idea, soprattutto perché sto affrontando una cosa del genere con la mia campagna di D&D. Secondo me l'ambientazione può andare a toccare qualsiasi aspetto nel minimo dettaglio che ti pare, ma la campagna devi cercare di circoscriverla a un certo momento, perché ad esempio nella campagna che abbiamo fatto prima era tutta avventura, dungeon, giro per il mondo, incontrare altre popolazioni, e adesso è più sulla gestione del loro castello che si sono costruiti, quindi fino alla parte delle tasse, se diverte ai giocatori si può fare, però accorpare tutto insieme secondo me ti perdi troppo, allora, perché devi fare un viaggio, se ti metti a andare nel dettaglio il vampiro che viaggia di notte ogni volta... Ci metti 6 anni solo per fare il viaggio. Se su quello si incentra la tua campagna, va benissimo. Com'è che hai usato l'app di Uber o hai chiamato un taxi? Perché in questo momento ti sei mosso di notte, ma quanto ti tieni lontano dalle persone che magari ti potrebbero riconoscere? Oppure dal fuoco? Come viaggiate? Usate il carretto la notte, però lo devi riparare dopo un tot di giorni. È divertente giocare quella, è divertente anche quello, ma ti devi mettere d'accordo prima e deve andare bene a tutti i giocatori. Io sono abbastanza d'accordo con Roberto. Secondo me le cose importanti per far riuscire una campagna, a prescindere dal livello di approfondimento che vuoi dare a questi aspetti, sono che 1. Ci sia un accordo esplicito da parte dei giocatori, quantomeno all'inizio. 2. L'ambientazione che hai studiato, stilato, scritto può essere solida e approfondita quanto vuoi, ma non devi, secondo me, lasciarti vincere dalla fame di comunicarla. L'ho tutta... fatta e quindi ve la faccio giocare. E quindi ve la propino. Cioè, un trucco molto molto importante da ricordarsi è la campagna all'inizio deve partire in piccolo, in una scala che non sia troppo ampia, deve essere focalizzata su determinati aspetti. Dopo, l'ambientazione nel suo livello di dettaglio può emergere gradualmente in modo che sia compatibile con la percezione dei giocatori. Voi considerate che quando giocate un videogioco, il The Witcher della situazione, un sacco degli aspetti dell'ambientazione escono in maniera implicita perché vi catturano i sensi, avete l'audio, avete il video, avete un sacco di cose. Queste cose da passare tramite narrativa sono più difficili. Quindi io personalmente lavoro molto solidamente sull'ambientazione, però poi quando parto con qualcosa di piccolo e focalizzato. Sapendo che ho fatto un buon lavoro sull'ambientazione, col tempo verrà fuori questa cosa e mi accorgo di aver fatto un buon lavoro quando i personaggi spontaneamente, senza che io li ho spinti, quindi non spintaneamente, quando spontaneamente cominciano a vivere la vita di tutti i giorni oltre che giocare all'avventura. Quindi quando vedo un personaggio andare in banca perché gli è passato per la vita di tutti i giorni qual è il modo in cui si vive la valuta nel mio mondo, so che ho fatto un buon lavoro. Se glielo spiego per un quarto d'ora alla prima sessione di gioco, gli sto facendo due palle così. Aggiungo un'altra cosa prima di
vedere la risposta del nostro bellissimo ospite. La smettete di flirtare? Li ha messi vicini apposta, perché così almeno... Non volevo chiamarti doppelganger dall'inizio. Ok, va bene. I paletti e il dettaglio, anche nell'ambientazione moderna, ma vale anche per qualsiasi altro tipo di tempistica d'ambientazione, cambia dalla durata della campagna. Se fai una campagna lunghissima, dove giochi 5 ore minimo a settimana, per 10 anni, puoi anche perderti a descrivere come è fatta la tazza del water dei bagni pubblici. Se fai una campagna da 1-2 episodi, da 2 orette, rimani sul vivo. È un po' come fare un romanzo alla Tolkien con 1500 pagine, dove le prime 150 sono come cazzo sta facendo la festa di compleanno Bilbo, oppure fai un racconto di 20 pagine dove se me ne occupi 19 di com'è il compleanno, è un racconto insulso. Però qui ti dico che, come a me e a molti altri, tutta la festa di compleanno di Bilbo, le prime 150 pagine, dici ok, potevi farle un po' più svelte, ci sono persone che in realtà apprezzano quella parte più di tutto il resto. Ma lì si sta comunque equilibrato. In gruppo, sì, ma se si trovano in gruppo tutte quelle persone, liberissimi di giocare, un anno di campagna fa la festa di compleanno di un personaggio. Ma va benissimo, però il gioco si chiama It's My Birthday. Sì, però che usi le regole di D&D però. Vabbè, allora, ed è per questo che dico un buon accordo all'inizio è importante. Quando parlo d'accordo, ricordiamoci sempre una cosa. Il master è la persona che deve passare la maggior parte dei contenuti, quindi se per il master è molto importante giocare un determinato, cioè offrire un determinato tipo di esperienza di gioco, deve essere molto chiaro con i giocatori su che cosa vuole offrire, così evita poi di deluderli o farli incazzare. Se devi mettere dei paletti su come vivi l'ambientazione, su come devi fare i personaggi, perché tu vuoi trasmettere una determinata esperienza di gioco, è legittimo da parte del master dire guardate che voglio fare una cosa di questo tipo, mettiamoci d'accordo. Immagino che tutti abbiamo fatto avventure dove il massimo dell'interazione sociale era compro le cose dal compro mercante. Le frecce dal mercante e poi tiravi dritto picchiando tutto quello che era, non ti domandavi perché sto insieme a questo gruppo, lo facevi perché eri il gruppo e quindi tiri dritto. Sono stati divertenti, poi magari cerchi qualcosa di diverso, ma ogni tanto fa sempre piacere tornarci anche. Cosa dice il buon ospite? Chiamo Mattia. Chiamo Mattia e ho un problema con l'alcol. Mattia, davvero? No, che scherzo divertente! Luca. Allora, no, niente. Secondo me è un mix tra tutto quanto. Nel senso, io per esperienza da giocatore tendo a vivermi le campagne molto più velocemente, molto più, perché vabbè, abbiamo questa esperienza qua di dover fare le cose molto velocemente, però da master mi rendo anche conto da esterno che preferisco fare delle campagne strutturate in un modo diverso, non da romanzo, ma siccome io sono fanatico di racconti brevi, quindi sai quando facevo tipo proprio racconti veramente brevi che danno quell'effetto immediato, io piuttosto mi studio l'ambientazione nella mia testa senza scriverla. Io me la studio da solo così, ce l'ho in testa. Faccio partire i giocatori, quello che viene, viene. Poi io cambio a seconda delle dinamiche. Sì. Chiaro. Senza dover strutturarmi un mondo. Il mondo mi si crea in testa da solo mentre vado avanti nel gioco. Così è molto più pratico. Senza avere tutta la struttura, la scritta, perché se dopo mi vanno di là, cacchio, mi hanno cambiato tutta la storia, allora devo cambiarla. Cioè, vado già più tranquillo, senza paranoia. Vai. Sì, magari c'è la lista di due nomi. No, niente. Io tendenzialmente in testa c'ho come dovrebbe andare più o meno la storia, e siccome io voglio dare un tema alla storia stessa, infatti una volta ho dato un tema per un gioco di anime sangue, una campagna di anime sangue di una one shot, ho voluto dare un tema sulla famiglia, sulla separazione di un bambino che stava avendo una separazione tra dei genitori, e l'ho fatto in modo tale che si seguisse un certo filo ma facessero quello che volevano, che si arrivasse comunque allo stesso livello di storia, però avendo comunque un settore narrativo che filava, quindi non obbligandoli in varie scelte, potevano fare in quella zona quello che volevano, però sapevo anche che a una determinata scelta poteva corrispondere un'altra possibilità, però comunque il filo narrativo c'era sempre. Ma in caso uno dei giocatori, perché poi devi essere anche d'accordo dei giocatori, cioè i giocatori devono capire il mood della sessione, perché se ti ritrovi una cosa del genere, due che prendono e dicono no, io voglio andare avanti, voglio andare dall'altra parte del mondo. Certo, però comunque è una one shot che comunque ti... Era una one shot con i fan, quindi in teoria la storia dovevi crearla, certo. Farla subito. Se dovessero essere campagne più lunghe, tipo io ho fatto una campagna di Nameless Land, non quella che sto facendo adesso, un'altra,
dove i miei personaggi hanno fatto delle scelte totalmente loro e io da zero, quando prendevano le cose, mi studiavo nei prossimi 10 minuti, sapevo quello che dovevo fare, ma a seconda della scelta che avevano fatto in quel momento. Certo. Quindi io studiavo al momento quello che doveva capitare. Giusto. Hanno trovato una pietra, quella pietra doveva non avrebbe dovuto aprire un portale dimensionale, però se mi hanno detto, a seconda di quello che faranno, aprirà un portale. Se fanno questo, funziona così. Se non funziona questo, vanno avanti senza avere più niente. Chiaro. Io invece volevo dire la cazzata. La cazzata. Perché i paletti sono molto importanti. Ah, io pensavo di dire la cazzata e crashato tutto e non siamo andati. Evviva! Bellissimo. E con questo possiamo chiudere. Manto se l'è persa, ce ne andiamo tutti a casa? No, adesso scusate, l'hai sentito? Dato questo driver sessuale che Manto ha nei confronti dell'ospite, penso che quando si parli di paletti sia comunque contento. Ho capito bene. Vabbè. Allora, io non mi metto a 90. Sappilo. Fuggite, sciocchi. Ah, dici? Che cosa è successo? Anche perché l'angolo perfetto è di 45 per i paletti. Esatto. Ecco. Giusto. Che cosa è successo? Un po' di meno. L'ultima volta di tredicesima era. Beh, l'ultima volta... E tutti escono, stranamente, tutti escono. No, gli ultimi 5 minuti. Beh, gli ultimi 5 minuti, praticamente nel fantastico villaggio vacanze di Tain, dove le 300 persone sono diventate 20, però tutte molto osservanti alla legge, lige, alla fede del crociato, abbiamo trovato un cadavere nella fossa comune che non apparteneva alle persone giustiziate del villaggio, ma sembrava essere arrivato da qualche altra parte. Probabilmente un nano, probabilmente un messaggero da come era vestito. Tain e il suo gruppo hanno trovato il colpevole. Pare che il figlio delle persone che hanno ospitato il gruppo abbia combinato un mezzo casino con un loro amico e ci sia scappato il morto. Negli ultimi 5 minuti quello che è successo è che ci siamo avviati a vedere il corpo per ricostruire la scena e se non mi sbaglio a trovare anche il corpo di qualcun altro. Che il suo amico che è stato abbandonato là, e c'era un altro nano che non si sa che fine abbia fatto. Esattamente. Comunque, quello l'altro che sappiamo... nano era quello che in teoria aveva ucciso il suo amico dopo che lui aveva fatto cagare sotto il nano che è morto. Esattamente. Ah, il nano che è morto, peraltro, era un emissario di una casa familiare, non mi ricordo come si chiama, ma che in realtà era affiliato con un'altra nobile che non mi ricordo come si chiama, ma... E doveva andare sul monte del non mi ricordo come si chiama. No, il monte me lo ricordo, il monte non è il monte. È la rocca dello Sparta, il monte di Venere, ci andrei volentieri, ma in questo momento... Ci sono molte persone con la barba qui, sulla parte sbagliata. Quindi, sì. Quindi io soffro di amnesia. Sì. Tu non ti preoccupare. Allora, tu sei un Warforged Ripul che li segue da qualche... Bene. No, non moltissimo, però un po' di giorni, qualche settimana. E è appena stato attivato il protocollo Arcimago. Ok. Che è stato attivato appunto dall'Arcimago. Io. È una delle icone di tredicesima era. È una delle particolarità di tredicesima era. Ci sono questi personaggi che rappresentano la summa possibile di qualche cosa. L'Arcimago dei maghi. Ok. È un mister su Ferro. Non è una divinità, okay, ma è un eroe di riferimento per tutti gli altri. Ah, ok, c'è l'Arciguerriero. Sì. Sì, cioè, oddio, sì. C'è l'arci in tutto. C'è il druido, c'è il diabolista. C'è quindi l'arci gay. Non lo parlai la battuta. Scusate, non ce l'ho fatta. C'è anche l'arci, punto. C'è anche l'arci. Non ho capito, perché l'arci gay? Andrà benissimo. Associazione ricreativa con interesse. No. Arci con interesse. Associazione ricreativa con interesse gay. Ciao a tutti gay. Scusate l'ignoranza. L'Arcimago ha attivato il tuo protocollo Arcimago, che vuol dire che ti ha sbloccato delle funzionalità che prima erano sopite. Sono gay. Ah, lo decidi tu. Il che vuol dire che la tua anima è andata un livello sopra quanto era prima, che era poco più di 0010 rapporto completato. Dico due. Inserire floppy 0, 1, 2. Rapporto completato inserire, comunque. È un leitmotiv del tuo personaggio. E li stai appunto seguendo, sei andato a piedi con loro da questa città di mare dove sono arrivati con una nave verso la rocca dello Sparviero, dove dovete consegnare un oggetto. Un oggetto? Non consegnare un oggetto, ok. E avete fatto una piccola deviazione, vi siete trovati in questo villaggio dove appunto... Nel paese dei balocchi, direi. È proprio un bel posto. Cioè? Allora, il mio... Pensa a una cittadina mormone durante la caccia alle streghe. Largo circa siamo lì. Dove lui è il capo inquisitore. Che però ha abbandonato questa città a se stessa per 5 anni. Beh, io non sono il capo inquisitore di questa città, no, sono il capo inquisitore di una città per tipo 5 anni, e da
100 persone che erano, chiaramente applicando le sue 300 regole. 300 persone. 300 persone che erano applicando le sue regole, che sono: se qualcuno ruba va impiccato, se qualcuno rompe la legge va impiccato, se mostri le caviglie va impiccato. Va impiccato, sono rimasti in 20. 20. 20. Però 19 adesso. Non c'è allineamento. Non c'è allineamento. Quello non che c'è allineamento. Però, puoi inventarti il protocollo perché è un nuovo protocollo. Però pensa a te come stanno bene. Un reddito pro capite della Madonna, ognuno ha 4 case. E te ne ero d'accordo, se sono un robot, quindi sì. Faccio un bilancio. Sì. Beh, voi umani siete troppi, quindi... esatto. E quindi niente, siamo qua. Noi stavamo andando alla Rocca dello Sparviero. L'unica cosa è che abbiamo trovato il cadavere di un messaggero che stava andando da punto A a punto B, non c'entra niente con la nostra missione, ma che ci sembra qualcosa di importante, perché questo messaggero stava portando un messaggio probabilmente molto importante a una contessa, se non mi sbaglio. Lady. Una lady, che però ha molto potere, si racconta addirittura che sia un vampiro, sto messaggio è andato perso. Quindi adesso noi abbiamo comunque la nostra missione, però stiamo indagando su questo omicidio perché potrebbe esserci qualcosa di grosso sotto. La base è perché facciamo parte di un'organizzazione chiamata la Grigia Accademia, che si occupa di tenere l'equilibrio interno. Siamo, siamo Dread. Siete un incrocio tra i giudici di Dread e i Grey Warden. Io sono il famiglio. Tu sei un membro del gruppo in realtà. L'unica cosa di base che ho di non morti, perché le anime devono essere purificate. Punto. Sei un Ghostbuster. Più che altro, Ripple, tu che hai una memoria fantastica. Non morti perché ti ricordi chi è Gladgur Greyfist? E questa è una chiamata con telefono senza fili. È il nano che dovete consegnare, che è stato pietrificato e rimpicciolito. Così. E dovete portare. È l'oggetto che dobbiamo consegnare. È stoccato. Ah, ok, perfetto. Quindi questo... prendo appunti. Ok. Intanto, io guardo il ragazzo che ha camminato sulla sua camicia zoppa per tutto questo tempo e gli dico, allora... è quello che ha ucciso il nano, un ragazzino. Dove sarebbe il cadavere del tuo amico? Era qui. Dolorante e un po'... che lui l'ha preso, io gli ho spaccato le gambe e gli ho detto, facci vedere cosa è successo perché è morto un messaggero dei nani. E arrivate effettivamente, non è una radura perché è poco più di un po' più di spazio tra un albero e l'altro. Ok. Per terra ci sono i segni di una colluttazione e del sangue sparso. Vedete anche che ci sono i segni di un corpo pesante trascinato via, che probabilmente è quello del nano vista la direzione in cui va, ma del cadavere del suo amico non c'è traccia. Allora... inquisitore più aspetta, intelligenza prima di fare una parte che è incomprensibile. Io sono un halfling, se senti una vocina è colpa mia. Lui è umano, tu? Elfo. Umano non emotivamente, nel senso, sono disumano come persona ma umano come razza. All'opposto dragone. All'opposto dragone. Secondo che ti chiami pugni bardo? Paladino degli schiaffi. Chierico. Ok. Nice. Giuro ho capito padre Dino io. Padredino degli schiaffi. Padredino degli schiaffi. Fammi così, la prossima volta che ti tocchi diventi cieco perché ti cavo gli occhi, capito? Allora, tienilo per lo spin-off western. Lo spinotto, ok. Io ogni tanto do un paio di calci al ragazzino. Che li prende subendoli perché è contrito. Però quelli fastidiosi, non dolorosi. Sì, sì. Negli stinchi. Okay. Io sono fiero di te perché lo stai aiutando a diventare. Io in faccia sui denti. Allora. Vedi che il tuo pugno è molto più forte, calcio, quello che è. È molto più forte di quanto stia facendo lui. E il ragazzino però, pur emettendo dei gemiti di dolore, non si sta tirando indietro. Io smetto perché sapendo che è stato addestrato sui principi di Tain, magari gli piace. È possibile. E quindi smetto di prenderlo a calci. Io invece interpreto il fatto che lui abbia cercato di fargli espiare la colpa, ma che non voglia fargli espiare troppo perché altrimenti poi suo padre non lo può punire. E questo potrebbe essere un problema per il padre, quindi... stimo molto le sue azioni. Allora, 22 di Inquisitore. Aspetta, perché lui non ha mai giocato a tredicesima era, questa è una cosa... il background, sì, giusto. A differenza di D&D, in cui ci sono le abilità, per cui tu hai sapienza magica 18, che bevo, per dire. Okay. In tredicesima era funziona con i background. Tu sei stato addestrato, ad esempio, li hai segnati qua. Sì, cacciatore di non morti. Sei un cacciatore di non morti, un automa e un forgiato dai nani. Quindi, sì. Quando succede qualcosa che abbia a che fare con i non morti, che abbia a che fare con la meccanica o cose del genere, o con i nani, tiro. Aggiungi questo valore al tiro. Chiaramente molto ampia la cosa. Sì.
se riesci a giustificare il fatto che vedo una persona bassa, tiro. Esatto. Chi è quello lì? Vedi se è un nano. Pino! Esatto. Ok, capito. Pino scritto Peno, giustamente, perché è un nome nanico. Penau. Sì, Penau. Pino Silvester. Personaggio che giocai veramente. Allora, nano botanico. 22. 22. Su Inquisitore, voglio analizzare la scena del crimine per capire meglio la dinamica e, come si dice, capire quantomeno una direzione generale, posto che... Io sono stato appena attivato, giusto? Sì. Quindi in realtà non ho grande memoria dell'attuale. No, cioè, ho memoria, ma non ho memoria dei comportamenti umani. Ok. Ok, imito lui. Va bene, perfetto. Fico. Ottimo. In realtà puoi tirare anche tu se vuoi. Con o senza background. Allora, anche se non sei addestrato in un background, puoi tirare lo stesso, non ci aggiungerai questo. Okay. 3, 2... 13. 13 più saggezza, perché stai esaminando la scena del più crimine, 8. Fa 21. Ah, saggezza, non intelligenza? Allora ho fatto 23 invece che 22. Ok. Questo più 2 qua su un whisk, cosa? No, è che è di razza. Ok. Appunto, cosa potrebbe essere successo, anche se comunque lo intuisco, e dove potrebbe essersi, in che direzione potrebbe essersi diretto la persona che ha fatto sparire le prove. Allora, quello che tutti e due notate sulla scena è che ci sono due grosse chiazze di sangue, più svariate macchie di sangue in giro. Una delle due chiazze grosse di sangue è quella da cui è stato trascinato questo corpo verso il villaggio, e infatti c'è una strisciata che prosegue e poi si secca, diventa solo il segno degli stivali che hanno lasciato una traccia nel fango. L'altra traccia di sangue, vedete che a differenza di questa non è stato trascinato via qualche cosa. Ok, qualcosa magari gocciolava e... No. Non ci sono neanche segni di gocciolamento, pare che sia stato completamente dissanguato lì dove si trovava e poi sia stato rimosso. Do uno schiaffo dietro la testa al ragazzino. Ma il ragazzino cosa sa esattamente? Scusate. Allora sì, giusto, praticamente il ragazzino aveva tirato assieme agli amici un tiro mancino, uno scherzo al messaggero. Ok. Questo nano che girava qua per caso. Esatto, però questo messaggero si è preso male, ha cercato di difendersi e il suo amico lo ha pugnalato e lo ha ucciso. L'amico del ragazzino lo ha pugnalato e lo ha ucciso. Ok. Dopodiché... Onestamente non mi ricordo l'altro nano. L'altro nano era la scorta del messaggero che era rimasto indietro per qualche motivo. Ah, ok. E che ha ammazzato l'amico. No, è stato ferito e si è trascinato nella quindi foresta. Quindi di base c'è un nano che è morto. Esatto. Okay, che abbiamo trovato. Che era il messaggero. Sì, esatto. Ok. Che è stato ammazzato da un tipo. Che da un amico di questo ragazzino. Il ragazzino sa qualcosa, però il ragazzo che l'ha ucciso se n'è andato. O forse non sapete se n'è andato o è morto. Lui vi aveva detto, il ragazzino che vi state portando dietro vi ha detto che era stato ferito e credeva fosse morto perché era a terra e non si muoveva. Ok, le chiazze di sangue, a mio avviso, sono parte del messaggero che è stato trascinato. No, sì, sì, trascinato, sì. Però non è stato ragazzino però a trascinarlo. No, perché è troppo pesante, probabilmente. No, ma soprattutto è stato qualcuno. Ah, ok. È stato qualcuno. E noi abbiamo quello dobbiamo consegnare. Quella è un'altra missione. Perché nani mi hanno detto cazzo. Sì, allora, noi i nani sono una parte fondamentale di questa ambientazione, esatto. Noi siamo arrivati siamo arrivati qua perché proprio da un altro continente, da un'altra parte, perché la nostra missione principale era scortare questo nano che è stato pietrificato e rimpicciolito fino alla Rocca dello Sparviero. Okay. Nel nostro viaggio siamo arrivati in questo villaggio ed è capitato questo misfatto. Ok. Caso vuole la side quest ancora. Io guardo una volta che loro si piazzano lì a vedere le macchie di sangue, no? Che non c'è trascinamento, così la cosa molto strana è che non ci sia nemmeno sgocciolamento di sangue. Infatti. Esatto. Io guardo attorno per identificare le impronte eventuali e riconoscere se ci sono quelle di predatori specifici che conosco. Ho vita da selvaggio, ecco. Mentre invece io applico il 10 in più rispetto a lui che ho fatto e non vedo niente. Hai fatto 2 in più rispetto a lui. Lui ha fatto 21, tu hai fatto 23. La Madonna, già. Bomba. Ma già. Wisdom. Giusto, chierico. Giusto. C'ha più 8 di saggezza. Scusate, io prendo un altro dado. Sochme. Shockchomel. Allora, quanto hai fatto, Marco? 2 di dado. No, ho fatto, cioè, non è, ho 1 di background.
Ci sono delle impronte di Canarino su degli alberi, perché ci sono delle impronte, ma sono le tue. Aspetta, ci sono delle impronte, sono ancora le tue. Io comunque ho... Che ha fatto questo suono? Aspetta, sì. Questo? Ma sento parlare. Che ha scorreggiato? È stato io. Un test per capire se quel corpo è stato... Cioè, sono tracce magiche sulla chiazza. Allora. Che non sembra aver... Una delle cose che Ripple ha fatto nelle puntate precedenti... Ciao Simone. On Ripple. È stato estrarre sostanzialmente una serie di antenne e sensori dal proprio corpo e cercare di analizzare l'ambiente intorno a lui. Quindi potresti fare una cosa del genere con Automa. Ok. Quindi sommo 3 con Wisdom. Che emozione, esatto. Un ospite che usa il dadone. 9 più 3, 12 più 8, 20. Che bomba! Più 8. Allora, metà del dado. Percepisci che effettivamente... dall'altra chiazza di sangue, quella non del nano, sì, presumibilmente, c'è una debole traccia magica che però è persistente. Ripple, le antenne, hai notato qualcosa? Ho notato che... Lo guardo un po' di tecnico. Si sta muovendo un po'. È un ottimo Tain. Ripple, vedo che anche... Che figata, ma è proprio bravo... Ma questo protocollo è una figata incredibile. Alphonse, non è il protocollo, è semplicemente l'esposizione a questo fantastico posto che lo sta rendendo semplicemente più incline al giusto modo di essere. Continua pure, ti vedo... Tutto bene? Qui, presente, c'è una chiazza magica. Come ho detto. Magica. Beh, va sistemato, però è sempre affascinante. Prendo appunti. È magica dove? Indica meglio... Ah, la piazza misteriosa. Sì, okay. Misteriosa. Io mi metto lì e comincio ad assaggiare Ripple. Il terreno. Ripple, quale grandoroide da combattimento grandoroide. Che era il salvatore magico delle anime. Presente, qui. Di che natura? Ha scoperto una traccia nascosta. Ti sembra necromantica. Magia. Sei particolarmente abituato a trovare tracce di questo tipo perché sei un cacciatore di non morti. I suoi sensori sono così precisi da riuscire a identificare anche il fatto che si tratti di necromanzia. Ho detto... Nero, no. Conferma nero. Che si tratta di necromanzia. Necromanzia, parola nuova, capire, io. Abbiamo dei problemi. Non ti preoccupare, di solito le storie sono così. Io assaggiando la faccio più. Sì, necromanzia forse. Okay. Cosa usi il sommelier della magia? Aspetta, ma tu lo avverti il nero potere Kronk? Sì, è nero forte. Sì. E avverti il nero potere Kronk. Un momento, questa è la mia voce. E questa è la mia voce. 28. E la Madonna. Ma boom. Boom. Allora, assaggiandolo, senti un brutto retrogusto perché si sono mischiate due cose. Sarai di fianco. Il sangue. Perché è passato un rinoceronte di foresta. No, perché quando una persona muore, rilascia gli escrementi. Insomma. È un dato di fatto. Tu sei stato The more you know. Tu sei stato proprio quel punto dove c'è. Perché prima ho fatto. Ma lui c'ha anche l'unghiettina cresciuta per poter. Tipo quella di cinese. Hai scelto dove c'era il sangue, ma anche il cioccolato. Magari era più buono, no? E invece. Era il mio due di prima. No, in realtà il problema è che c'è del sangue che si è essiccato e che ha il sapore del sangue essiccato molto ferroso. Ma c'è qualche cos'altro che ha un sapore un po' più di bruciaticcio, ti pare? E che è effettivamente quasi della cenere sopra al sangue essiccato. Non ha la stessa consistenza del sangue che ha colorato l'erba e ha fatto una specie di crosta sopra. È come se ci fosse una polverina nera che sa di bruciaticcio che ricopre parte di questa... di questa chiazza più o meno al centro. Ragazzi, Fizz, smettila di bere quella cosa dal terreno. Ma, scusate, vorrei... non so, potrebbe essere un'intuizione errata, Potrebbe, sai... Cosa è successo al suo vocabolario? Potrebbe essere un'intuizione errata? Forse è il dio delle intuizioni. Forse! Il dio delle parole. Eravamo arrivati alla I. Alla P sicuramente no. Alla porca... Lui è presumibilmente una reincarnazione di un dio, ma non si sa dio di cosa. E si sta cercando di capirlo. Tu. C'è un'ipotesi plausibile, tu. Ma non viene detta ad alta Ripple. Voce. Carica vocabolario di base. Carica vocabolario di base.
Ammazzo bottiglia, spacco famiglia. Ammazzo bottiglia, spacco famiglia. Controlla anche la dislessia. Che base, base, allora, Romania, base. Va bene anche quella, cos'è la Romania? Romania, paese. No, non dirmelo! Allora, dicevi Fitz. Mi sa che è bruciato. Ah, potrebbe essere bruciato, vado a vedere. Barbecue. Sì, ma non c'è l'autocombustione e provo corpi. Con la 100 mia... griglia ammazza famiglia. C'è la mia pietra per affilare, per fare un paio di suoni per vedere se... La cotta, esatto. Anche pietra per affilare. Anche pietra per affilare. E la metto sull'attrezzo per... Provo varie tonalità di quelle che conosco io per vedere se in qualche modo reagiscono con quello che c'è intorno. Se sbagli tonalità di sicuro reagisco io, perché se fai effetto sulla lavagna... Ah, giusto. Quello che fa Alphonse è che lui conosce la vibrazione a cui vibrano le anime. Ah, una cosa che non... Tu ha problemi. No, aspetta, aspetta. Una cosa in... No, niente. No, aspetta, fermi. Silenzio un attimo. La. Ah, perché è bardo allora? Sì, la cosa importante. Ogni personaggio di tredicesima era ha una cosa unica che lo contraddistingue. Cioè, nella creazione del personaggio ti dicono: che cosa c'è di unico nel tuo personaggio che nessun altro personaggio può fare? E le cose base che ti suggerisce sono l'unico elfo sulla terra. Tipo. E poi tu sei veramente il master. Deve fare che tu sei l'unico. Quindi lui conosce la vibrazione a cui vibrano le anime. Lui è l'incarnazione di un dio. Io impugno una spada che nessun altro può impugnare, altrimenti muore. Tu penso che sia un deficiente. No, lui può purificare le anime. Ah, giusto. Quindi il discorso è per quello che lui fa questa cosa. Che okay? Fai? Tocchi? La. Ok. Intelligenza più bardo. Ok, intanto ti ha convinto il certo. Era un famabolle. Ma è un bene bene, no, 18 di dado. 18 più 5 23 e 27. Che tiri? Era Lincoln. Il più basso finora è stato 21. Io ho appena tirato un 25. No, veramente c'è stato tipo un mio 6. Non l'ho contato. Però... Allora, quando trovi una nota che effettivamente fa vibrare la bemolle. Il fame bolle. Fame bolle. Il fame bolle. Volevo dire il fame bolle. Complimenti, grazie. Che fa vibrare la polverina nera che lui ti ha fatto notare sopra la macchia di sangue. Questo e intanto che... le voci nella testa ci dicono che è di nuovo CSI Fumble, come la sesta puntata della prima stagione. Sì. Come cazzo fate? È Luca, immagino. No, è Pietro. Grande la Pietro. Ma questo mi dice che c'è necromanzia, quindi. Sì, necromanzia, c'è qualche cosa. Te l'ha detto anche lui. Volevo confermare. Ha la conferma. Che... Ah, ok. Sì, solo la necromanzia vibra questo. Sì, vabbè, ma necromanzia, ma che vuol dire che è diventato morto? O che stasera mi sta morto? Di confusione. La solo questa perché... necromanzia aveva questa tonalità. perché l'abiurazione invece vibra questa, vedi? Do. Mi parte un pugno nei tuoi stinchi. Perché mi hai fatto partire un riflesso condizionamento. Tipo quello. Sì. Fizz. Scusa, so che c'è questa buona. Too much information. Ma lui non ha fatto assolutamente niente, non è importante punire lui non va punito. D'accordo? Chi? Punire cosa? Il ragazzo. Se vuoi punire qualcuno, punisci il ragazzo. Io a tirare testata al ragazzo adesso. Tonka, tagliato. Sta facendo lui! Ora, mi avvicino. Effettivamente me lo merito, ma non credo di poter sopportare ancora a lungo. Difatti, avevo fatto 25 di inquisitore. Dico, tu ti sei comportato bene fino adesso nel tuo percorso di espiazione. So bene che voi siete educati secondo i dettami del crociato, quindi delego a tuo padre la scelta di ciò che resta della tua espiazione. Per quanto mi riguarda, prendo il bastone da sua mamma che non gliel'aveva dato, glielo passo, può bastare. Guardo il padre e gli dico: decida lei. Hai il bastone a chi l'hai passato? Io l'ho passato al ragazzo. Ok, il ragazzo prende il bastone, lo guarda e lo dà a suo padre. Invece di pensare a questo, perché non vediamo che fine ha fatto? Potrebbe esserci una creatura mostruosa in questo bosco. Potrebbe attaccare i villaggi vicini e noi dell'Accademia dobbiamo salvare la gente. Hai assolutamente ragione, ma vi stavo lasciando investigare. Vedere, tipo fare fiuto come cane, tipo. Puoi fare una prova di automa e di... Zitti, che Ripple forse... Prova qualcosa.
o forse 7 più 12 più 1 esatto 19 con un 7. Allora riesci più che a seguire il fiuto, a seguire quella traccia di magia che hai individuato prima. Okay. E che essendo abbastanza persistente, sebbene debole, è una traccia da seguire. Okay, mi metto a quattro zampe, abbasso le antenne, poi appena sento bene la traccia le drizzo e comincio tipo a correre. Beh, quattro zampe. Io cerco di... Mi sa che dobbiamo seguire. Tanto le voci nella testa dicono: vai Nauts, rendici fiero, Aka, non fare cazzate. Sì. Se lui si mette a quattro zampe e comincia a correre, io gli corro accanto finché non riesco a saltare in groppa. Ok. Fai una prova di destrezza. 16. Ok. Tu non lo noti nemmeno perché non è pesa un niente. Farino che non pesa nulla su un corpo di metallo possente. Io andrò avanti, puoi seguirmi. Io mentre corro... Sono costituzione 18. Io mentre corro dietro, dico, Alfonso, io gli corro dietro e provo mentre corro a fare un disegno di lui che scatta tutto affascinato dicendo: quanti protocolli c'ha? Almeno 12. Alfonso, ma questa missione che... ordine di priorità rispetto alla nostra principale. Se pensi che... Cazzo, aspetta, quanto corre veloce. Sì, a quattro zampe, ha preso il protocollo, sembra... E gli inizia a descrivere vari tipi di animali. Non ci capisco. Ah no, scusa, ti volevo dire, se qualsiasi cosa ci sia qui ha ucciso quello, torna al villaggio, stermina tutti, che figura ci fai? Ma che se ne frega, ce l'ha data la Shibai con l'altra missione. Sì, ma che figura ci fai col crociato? Hai ragione. Se per colpa tua che potevi prevenire... No, ma queste 20 persone sono quelle buone, no? Ho una domanda per Alfons. L'altra volta tu hai accumulato due dadi maledetti. Sì. Nei confronti di... No, la regina degli elfi. La regina degli elfi. La regina degli elfi. Yes, mi ricordo. Ah, però ce n'avevo anche due positivi. Su... Sì. Il re dei nani. No. Sì, 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 quello era sul re dei nani. E... Alfons è lui. Ah, una cosa, Aveva tirato un 6 su di relazione su non mi ricordo chi. Sì, sì, mi no, sa che quello, c'era già una, c'era già, c'era già fatta. Una sì, sì, ma l'altra no. Una no e una sì erano già state svelate. Le cose positive le ho segnate, erano le cose negative. Sì, sì, era la regina degli elfi, perché ovviamente avevo fatto la canzone ruttando dai nani. I dadi maledetti li puoi usare tu, se non mi sbaglio. Li usa solo lui. Li usi tu per non mi ricordo che cosa. Per rompergli il cazzo. Che bello! Perché non abbiamo abbastanza carne al fuoco qui. Aspetta, scusa, fammi leggere il vero wording dei dadi maledetti, perché Claudio mi sa... Allora, io mi ricordo che li tira, per ogni uno o due succede qualcosa di brutto. No, mi pare che erano cose brutte e definite. No, forse... No, no, devi tirare i dadi e vedere se succedono cose brutte, perché sono dadi maledetti, non maledizioni. Non sono i Dark Side Point di Guerre Stellari. Ah ok, li devi tirare, cioè, almeno una volta. Che interpreta benissimo, ma mentre parliamo di queste cose si gratta la testa come dire... Se tirai uno sono problemi definitivi, cioè definiti, scusa, non definitivi. Meglio. Se tiri due ci potrebbero essere delle lievi complicazioni. Okay. Ovviamente qui ogni tot, quando decide lui, o quando vuoi fare delle cose, ognuno ha delle relazioni con i vari Elminster del mondo, che sono proprio dei membri principali dell'ambientazione. Come, che ti abbiamo detto prima. Se tu hai delle rapporti positivi, vuol dire che se vado da re dei nani, o dai nani, loro mi trattano bene, oppure ho dei vantaggi. Sì. Io posso fare delle ballate per gonfiare i miei dadi positivi, perché faccio la ballata su quanto è bello il re dei nani, quanto è bella la regina degli elfi, eccetera. Però allo stesso tempo nella mia ballata devo scegliere uno da prendere per il culo. Da prendere per il culo. Sì. E quello possono succedermi brutte cose. Tu ad esempio hai tre dadi per scoprire cose sul signore dei lich. Il lich. Perché sei un cacciatore di non morti. Il lich. Scott Leach è un regista non morto molto importante. Sì. Seguite Ripple. Quando Claudio dice sono le mie cavie, intende che ha degli animaletti che tratta molto bene, no, non che ha degli schiavi umani, esatto. Attaccate a testa in giù alla parete. Aiutatemi, non è così, ok? Cavie umane. Sono lì, non sto scherzando, sono imbavagliati. Erano lì, si dice erano, vedi che non respirano più, erano lì. Ma no, respirano, guarda, si ogni tanto. Ah, interessante. Ok, scusa. Sta cercando di farli diventare zombie come il poliziotto russo che faceva i riti satanici sui... Oh, sì. Da, e che non bello. Sto scherzando. Sì, purtroppo. Seguite Ripple nella foresta e vedete che si allontana ancora di più dalla strada maestra che avete seguito fino a che non avete deviato per evitare l'armatura completa. Di blocco. Sì.
Ripul, aspetta, siamo fatti di carne! Io sono in armatura completa addosso! E nonostante la fatica, e siete parecchio affaticati, dopo una ventina di minuti, Ripul si ferma. La traccia finisce qui. Dove sono? Sei sempre in mezzo più o meno a una radura. Non sei più così addentro alla foresta, sei un po' più sul margine della foresta e ci sono delle rocce un po' più in là, un po' più avanti, una ventina di metri più avanti, che formano una specie di piccola collina. Questa la traccia però finisce esattamente dove sei tu, quindi ancora tra gli alberi. Io ho fatto un tiro di inquisitore più saggezza per investigare, ho fatto fumble, ho fatto un bell'uno, quindi sono estremamente attratto. Passami il manuale. No, non hai fatto uno, hai fatto fumble. Ho fatto fumble. È diverso. Che bello! Ah, perché in tredicesima era, i fumble sono fumble come li intende fumble. Cioè, brutte cose, che non solo fallimento. Che bei... È una vita. Che bei risultati, Tain, eh? Sì, adesso ti... No, hai detto puoi, acqua? No, sì, puoi. Sì, puoi bere. Manto, puoi andare a prendere un bicchiere, per favore. Ah, è vero che tu sei astemio. Molta e... scelta. Ma è una scelta o è una necessità? Ma è che non mi piace l'alcol. Ah, quindi non è... capisco. Mentre lui si ferma, tu stai correndo ancora un attimo più avanti. Adesso perché fermarti con l'armatura completa non è così facile. Eh no, infatti. Metti il piede su qualche cosa e senti proprio un click. Porca me. E fai un tiro di destrezza CD 20. Bene. 3 di dado, meno 1 però di destrezza, basta? Bene. 3 di dado, in realtà più 2 perché c'ho il livello, però sai. C'è una funzione qua, cioè tu fai fumble, ti capitano veramente cose a caso. A noi piace che i fumble siano cattivi. A noi piace fare i fumble, ci chiamiamo fumble. No, guarda, ok. Ah, in realtà ci piace anche gonfiare i critici, in realtà, però. Sì. In generale ci piace fare succedere brutte cose. Sul D20, perché abbiamo visto che sul D10 e sul D6 è allora, poi la cosa è un po' scaduta, ma durante la prima stagione... Roberto e gli altri tiravano fumble alla fine della puntata in momenti estremamente topici, tipo riesco a convincere il demone maggiore che noi fumble. Ok, fai l'ultimo tiro per vedere se capisci appieno quello che gli hai chiesto. Fumble. Il rituale che salverà puntata. Tutti. Fumble è una cosa bellissima, veramente. Era uno spettacolo. Per me era un po' meno bella, però va bene. Metti il piede su qualcosa, senti un punzecchio molto leggero all'inizio sulla pianta del piede, uno spuntone che è uscito da sotto il tuo stivale, quindi dove non c'era l'armatura. Ho un serpente nello stivale. E un secondo dopo senti un forte bruciore al piede, sono 8 danni. Porca merda, grazie. Di veleno più 5 ongoing poison damage, quindi 5 per ogni turno finché non lo curi. Lo curo con un'imposizione delle mani? Non lo so, ma te lo dico subito. Non credo. Quando perché toccherà imposizione delle mani mi permette di usare un recovery. Punto. Non è ma che... devi fare un tiro salvezza. Non devi usare un recovery. Ok. Ah, però io... Poi puoi curare i danni. Però per bloccare il veleno devi fare il tiro salvezza. Allora, il tiro salvezza lo faccio prima. Aspetta, sul tiro salvezza quello di... Prima hai fatto un tiro salvezza, no? Che hai fallito. Sì. Quello del veleno. Ma... io posso usare una mia azione in reazione a questo, perché in teoria, allora, io potrei usare questa cosa solo quando faccio un colpo, ma io ho il talento che posso usare il Battlecry come azione anche senza fare un colpo. Quindi, gli dico, Tain, attento! Colpisci nella gamba con la spada, ora, lì! Prendo la spada, gli faccio fare un taglio sulla gamba, e faccio, we need you! E può ritirare il tiro salvezza. Ok, tira il tiro salvezza. 17 più 17 tiro salvezza, dai, basta. No, il tiro salvezza era 15. Non solo, io ho implacabile. Okay. Quindi me li sono fatti. Questo tiro salvezza l'ho fatto prima di subire 5 danni ongoing, non dopo. Ok. Perché all'inizio ogni round. Quindi hai subito solo 8 danni. Cazzo, che male! Per fortuna la spina che ti ha iniettato il veleno ha perforato praticamente solo la membrana tra l'alluce e il primo dito. Se passava nella vena principale gli facevo un non male. Non puoi più mettere l'infradito per un po'. Già. Qualcuno si stava aspettando. Cosa c'è? Mi guardo intorno, io mi preparo a... Io sollevo il piede,
mostro lo spuntone. Qualcuno evidentemente ha difeso questo posto. Si chiamano piante. La traccia finisce qui. Non sono piante. C'è altra banda. Altra banda? Si è fatto lo danno. Dall'altra banda? Io mi guardo intorno cercando posizioni nascoste, magari sugli alberi, okay, o qualcuno imboscata. Fai una prova di... Nobile, imboscate. No. Mentre cammini nei corridoi, la gente che... gli assassini che ti accoltellano. No. Dai, ogni angolo oscuro, l'altra volta me l'hai fatta usare. Se tu fossi in un palazzo ti direi di sì, ma nella foresta in pieno così, no. Però è un nobile elfo. Sono un elfo dei boschi. No. Sono un nobile elfo dei boschi. Non hai il background elfo dei boschi. Devi metterci. 14, 14. Allora, così di buon senso... Oltre alla trappola su cui è andato lui, i posti che ti sembra dove potrebbe esserci del pericolo sono appena sopra questa collinetta fatta di rocce che avete davanti, o altre trappole che vi separano da questa collinetta. Niente, io ho guardato intorno con il mio sguardo inquisitorio, ma ho fatto 14. Anche io in realtà stavo cercando la traccia magica specifica, giusto? Non sto cercando altre tracce magiche specifiche. Quindi io volendo posso cercare ancora altre tracce magiche nella zona. Potresti cercare altre cose. Ok, io vedo cosa fa lui e poi in caso mi muovo. Sempre con automa, vero? Sì, perché stai usando sempre i tuoi sensori. Che bello che fa tutto il... 15 più 8. Non dobbiamo fare un cazzo, è bellissimo. Esatto. 15 più 8, 23. La traccia che percepivi prima effettivamente si ferma esattamente qui, ma senti che c'è qualche cosa di molto più potente una decina di metri sotto di te. La percezione è molto difficile perché c'è la terra in mezzo, però senti che da qualche parte sotto di voi c'è una stanza di qualche genere dove un forte... Devono essere su per la collina rocciosa. No. Stiamo attenti. No, le antenne sue vanno verso basso. Non andate là sopra collina, vuoi morire. Dove andiamo? Sotto collina. Guardo per terra. La mia antenna principale, che non è quella, ovviamente. Perché non ce l'hai? Sta puntando giù. È diventato improvvisamente un russo brasiliano. Sta puntando giù. Saudaggi dell'antenna. Allora, è quello che esce. Perché quando parlo di membro poi mi cambia voce. Ripul, riprogramma su italiano. Infatti, se noti, io sto sulle tue spalle. Aspetta, com'è che si... non è italiano, comune. È accademiano, su comune. Comune? Su comune. Da. Cazzo. Arcimago di merda che il vento ti disperda. È la tipica lingua dei nani. Ok. Come andiamo giù? Scava o... Forse poter esserci porta all'interno di roccia. Forse sulla collina. Ma la collina sale, quindi poi dobbiamo prendere delle caverne e scendere giù. Preferisci scavare? No, magari c'è un ingresso qui. Guarda se c'è una botola in giro da qualche parte. E 20! 20 c'è? Esattamente dove è Ripul. Sì. Noti che molto, molto, molto nascosta c'è una pietra che sembra una pietra normalissima, ma che tu sai non essere di queste parti, quindi coglie il tuo occhio, perché è una cosa... Cos'è stato per background geologo? Aspetta, il travertino non è di questa zona. Non è di questa zona, propriamente. Più dell'Italia settentrionale. Faccio una cosa molto diversa. Dico, sicuramente quella pietra non è di qui. E sapete perché? Perché quella è una pietra rossa. È un colore peccaminoso, l'ho fatto rimuovere dagli abitanti del villaggio. Da siamo lontani dal villaggio. Che cacchio vuol dire? Vado là a vedere la pietra. Ti pare che è una pietra? È una pietra, ti ho detto cerca una botola. Vado a prendere la pietra per fargli vedere che è una pietra. Sollevi la pietra e senti cluck. Visto che e era senti pronto. Anche un forte rumore di metallo che cade di sopra. Perché lui era esattamente sopra la botola. No, visto che è il villaggio. Visto Ripu. E guardo giù. Ci sono delle scale. Questo? Non è caduto molto, però... L'ho detto che c'è una botola. E io guardo Alfos e gli dico, quando dico ai membri del mio villaggio togliete tutte le pietre dalla regione... Basta parlare! E io provo a scendere per andare dalla mamma a Ripul. E questo non ha il dito, è l'antenna. Quale delle tante? Ok. Io ho tante antenne per fare questo, sono un riccio. Aiuto! Ripul, alza la testa! What? Ah, mi stavi schiacciando! Cosa? Io scendo arrampicandomi anche un po' sul Ripul. Allora! Sono sempre qua sotto io! Non sono uno scusa, Ripul. Scusa. Ah, Jacob, membro.
Accendo le luci danzanti. Sposta la porta. Accendi le luci danzanti del tuo smartwatch. Cioè, lo stregone ha le luci, invece di fare luce a gratis, fa le luci danzanti. Però è una cosa che cioè, è difficile capire l'utilità. Perché a distanza di circa un metro e mezzo, tre dallo stregone, si accendono e spengono a intermittenza ogni secondo, secondo e mezzo, delle luci a caso. In realtà l'ha imparata un rego quella mossa, quindi non è una cosa probabilmente dello stregone. Si chiama Deus Ex. Evviva! Mi riprogrammo qua dentro. Allora, io, Chris e Grima alla mano, scendo e sto allerta. Allora, le scale davanti a voi scendono e scendono abbastanza in profondità e scendono a chiocciola come insegnano i migliori architetti nani. Architetti? Ma perché la seconda? Esatto. Ma perché un'altra volta dobbiamo fare una torre verso il basso? Ancora, c'hanno tutta sta cosa con le torri verso il basso, che palle! Inizia a scendere. Sono nani. Faccio la torria. Volevo dire, faccio una prova. Sono nani. Questa comunque è chiaramente una side quest. È chiaramente una side quest. Sfonda la quarta parete. Così. Beh, il bardo sa cosa sono le side quest nei racconti degli eroi. È una cosa che non è perfettamente inerente alla trama, ma serve per caratterizzare di più i personaggi. Certo, perché in questo modo vi sensibilizzate al volere del crociato, è giusto? Ma sta zitto! Non mi piace questa side quest, andiamo avanti. Cosa serve. Sentono le tue antenne di Wergeforge? Di Wergeforge? Sei Wergeforge! E il Wergeforge! Il morso di un Wergeforge può trasformarsi anche in te. Si dice Wergeforge e non Wergeforge. Se andavi di Oxford dici Wergeforge. No, ma lui intenderà un forgiato mannaro. In Wergeforge. Wergeforge, la luna della fase steampunk diventi Wergeforge. Regule, infatti, tra una settimana torna un essere umano normale. Spacco Wergeforge e svito voi. Wergeforge, mi svito. No, ma tra l'altro è Wergeforge. Wergeforge, sono una vita. Allora, scendiamo le scale. Io sto dietro le pull. C'è chi scende, c'è chi sale. Vado. Io sono l'ultimo, per il solito sono il primo, ma sono sceso per ultimo, quindi. Le scale scendono per... Quindi il primo è Fizzo o Ripple? Io. Ripple. Quello che non mi giri, perché così... No, aspetta, sto davanti perché sto tenendo accese le luci. Perché tanto so benissimo che nel caso ci fosse pericolo io posso infilarmi all'indietro sulle gambe di Ripple. Io sto già così. Continua ad esserci un sacco di metallo e non per la presenza di Ripple, ma... Tra le gambe di Ripple. Esatto. Quanto è larga la scala? Passo allora. In mezzo alle gambe di Ripple. Stonk! Ripple? Scusa. Papà! Le scale sono abbastanza larghe da far passare sia Tane che Ripple insieme, se voglio. Ha molto bene. Allora vado avanti. Sono belle larghe. Allora io sto dietro di loro, pronto... Guardandomi intorno perché qua è sicuramente un po'. Guardo il soffitto perché qua è sicuramente dove i manti assassini attaccano gli avventurieri. I manti assassini, quelli che bevono? Esatto. Finita. No, dopo. Incredibilmente no, perché è fatta per far passare i Warforged che sono fatti dai nani. Io guardo il soffitto perché questo è il momento più adatto dove un manto assassino attacca gli avventurieri. Ok, e fai una prova di. Ci sono storie che sono terminate. Posso usare il bardo? Sì. Questo sì, assolutamente. Ma mica per te, per me, adesso. Non è che te... Cioè... Allora, cosa hai fatto? 12! Si narra genericamente che effettivamente... Negli angoli bui, magari. Negli angoli bui possa esserci qualche cosa. Guardo gli angoli bui. Ma non ti pare che ci siano... Cioè, è tutto completamente buio. Non ci sono angoli. Tengo comunque lo sguardo attento sopra. Sono angoli non... No, gli scalini sono angoli, scusa. Sono dopo gli scalini. Ma dato che continuano le luci strobo a andare avanti e indietro, è difficile riuscire a tenere d'occhio. Ma io continuo a tenere d'occhio gli angoli. Negli angoli bui ci potrebbe essere cosa? Mostri. Nell'angolo che attaccano. Sì. Allora, devi sapere che Alphonse, che è un personaggio utilissimo e bellissimo, è un po' troppo attaccato al lato problematico delle storie. Cioè, da piccolo gli raccontavano storie di paura. Ha letto troppe storie che dicevano gli avventurieri si sono avventurati in questa scala scendendo. E durante l'avventura. Poi non hanno visto quella creatura che è calata solo dell'alto, fine della storia. Gli chiudevano il libro davanti, no? Cioè, no, non possono finire così le storie. Tutte vite malissime. E quindi è un po' paranoico. Ah, ok, va bene.
Ripulpo. Prima o poi tornerà utile. Ok. Ancora no. E quando, quando riuscirà a tornare utile, questa cosa ce la rifaccerà per tutta la vita. Cosa sta prendendo? Ho capito cosa sta prendendo. Ripul, io adesso sposto delle cose. Tanto sono vuote. Perfetto. Ripul, sei per caso conduttore di elettricità? Sono il conduttore televisivo io. Cos'è? Come ti chiami? Televisivo. Mentana? No. Cunti? Mentana blasta la gente. No. Barbara D'Urso. Che culo. Sembra il bello figo più che Barbara D'Urso. Io mangio pasta col tonno. Barbara D'Urso gufo. E qua ringraziamo altre persone che ci hanno regalato altre cose. Grazie Roma. Del Battleground. Il flip mat e le vostre miniature non so dove siano finite, quindi verrete interpretati da questi personaggi. No, io ma io ti ho portato la mia apposta. Eccomi. Lo so, è una delle scatoline là in fondo. Io sono lui. Io ti avvi. E l'antenna. Sì, ma quello è tipo un come si dice da 12. Siete in un sacchetto. Un dodecaedro. Icosaedro, quello è. Ico. E ico. Siamo il sacchetto. Dode è bella lì. Ma quante miniature che hai? Ma quante belle miniature? Ma quante miniature, madama Dore, ma quante cioè, miniature? Ottaedro, non mi ricordo, no. L'ennaedro. N-aedro che... No, è da 7. N. Eptaedro. Non è N. Ah, N è 9. 9, scusa. No, è 9, ecco, il dato da 9. C'è il dato da... Aspetta. Non da 4. Il dato da, che è il dato sì. Da. In russo. Il dato da. È quello che non c'è, non è neanche il dato da 2, è dato da 1. È sì, punto. È da. No, ce n'era un altro che era stranissimo, che tipo... Era tipo un tubicino, non mi ricordo cos'era. Un tubo. Ah, no, ma ci sono un sacco di... Tipo, cioè, c'era la versione del tubicino, dei di 12, dei di 8, dei di 4. Però ho appena preso un Kickstarter. Il D3. Ah, il D3, sì. Il D3 è strano. Il traedro, no? No, il D3 è strano, aspetta, lo trovo. Il D. Sì, perché il D3 di solito lo trovi, un dado da 6 con numeri ripetuti. Ma chi se ne frega, facciamo il Dungeone, no? Comunque, vabbè, sto andando avanti. Io chi sono? Addirittura è cambiata la inquadratura, guarda che figata. Assolutamente cambiata la inquadratura. Bomba! Sulle miniature. L'ordine di marcia era Fitz, Ripul, esatto. Al e Tain. Sì. Ma sì. Io stavo dietro Ripul. Io avevo detto che mi mettevo davanti, di fianco a Ripul, quindi davanti. Quindi ah, perché davanti. Ma volete tutti stare davanti, tutti davanti. Tu hai detto che in due ci passano. Ho capito, ma... Scusa, pardon, posso probabilmente stare davanti... stare davanti? Pardon, posso probabilmente stare davanti ad Alphonse... E dietro a Ripul, perché mi hanno messo di fianco a Ripul. Quindi... Potete anche stare insieme tu e Ripul. Ah, figo, perfetto. È esattamente così. Questo qua è il gioco del manda avanti l'Halfling. Esatto. Non riesco a trovarlo. Beh, l'Halfling ha 98 punti ferita da degli schiaffi. No, in realtà mi sono reso conto tubo. Che facendo il conto giusto è soltanto 50. C'è un nome. Cioè, ah, sì, perché soltanto, è un triangolo. Sì. Non è un tubo che tu al lo lanci terzo così. Livello. Su due lati corto e è lungo per così. Quindi tu lo lanci a seconda della faccia che va su. Boh, io cioè, sto andando avanti abbastanza tranquillo. Allora, in fondo alle scale c'è una piccola stanza circolare con delle rune incise per terra e al centro un piedistallo su cui era appoggiato qualche cosa che al momento è stato tolto. E vedi che c'è proprio un... Il prole oscura! No. Io mettere Halfling sopra appunto. Prendere e mettere sopra. E adesso che sono qui? Su SSMD o no? Così dicono. Comunque non semi. Proprio Dio. Dio. E che questo è un dado da 3. Dico. Beh, no, quello è un dado da 6 tagliato in 2. Comunque è da 4. Cosa succede se metto lui? Allora, appoggi Fitz sul piedistallo. E il piedistallo... Per un secondo le rune che sono intorno al piedistallo si quasi illuminano, ma è come se poi la chiave d'accensione riuscisse a farlo. Io mi avvicino, ho un'idea geniale. Scusa, vai. Ho un'idea geniale. Queste sono le idee che cambiano l'avventura. Metto una mano sulla spalla, casandomi prima di provarla, chiaramente. E fu così che volevo. Ma così faccio? Sì. Stiamo seguendo della necromanzia? Magari è un servitore di questo. E metto l'anello di Lady Annette. Bomba! Giusto, potresti avere molta ragione. L'anello di Lady Annette, la vampira. La vampira. Grazie. L'afro. Faccio così proprio. Tuc! E mi aspetto che immediatamente succeda qualcosa. Quindi sono lì proprio in interpretazione.
Vedi che effettivamente le rune intorno al piedistallo visto? Si illuminano, però non si illumina tutto il cerchio, se ne illumina solo la metà che va verso destra. Wow, ha funzionato veramente, oh mio Dio! Hai acceso delle luci, quindi? Vuol dire che dobbiamo andare a destra. Sono rune naniche, effettivamente. Tiro Sai su, cosa vogliono dire? Vai, tiro su forgiatore dei nani. Vai. Più intelligenza. 10 Io ho temuto per il tuo telefono. 10, 13 Io tiro invece 23 per capire se c'è qualche runa all'interno di questo circolo intero. Se c'è qualche runa eretica che ho visto e che ho già visto. Beh, eretico tutto. No, allora eretiche no. Ok. Sono rune di difesa, ma non nel senso che facciano danno. Nel senso che si assicurano che solo chi ha un certo oggetto possa passare. Ok, perfetto. Secondo me dobbiamo andare a destra. Beh, quello proviamo. Che capisci tu invece dal nanico che leggi sono delle indicazioni, sono proprio tipo il cartello di indicazione che ti dice di quale cripte, di qua leggi magazzino davanti a voi, a destra leggi sale comuni e dietro di voi non c'è niente. La cripte. Quindi dove indica di Vulcan? Cripte. Cripte. Perfetto. Cosa vuol dire? No, ha detto Crypte. Crypte. Cosa vuol dire Crypte? Ma non parlate il comune con l'accento. Questo è del nord-est. Ma io non ci parlo con quelli del nord-est. Li impicco quelli del nord-est. Quando ma penso che sia difficile impiccare un costrutto. Ma infatti non capisco. Ma tu impicchi qualsiasi cosa nord-est, sud-ovest. Questo è vero, però cosa vuol dire Crypte? No, sud-ovest. Crypte. Crypte. Ah, Crypte. Ma perché non dici Crypte? Sì, abbassiamo la voce. Siamo in un sotterraneo. Beh, adesso. C'è qualcuno che ci aspetta. Crypte. Sicuramente se c'era qualcuno in ascolto già sentiti chiaro sa che siete abbassiamo andiamo nella crepa non a meno che non volete andare in poste comune da Nani. No dove c'è vero no nelle cripte ci sono i non morti. Sto facendo un personaggio, dobbiamo che pulire non è questa vita. Zona la conquistiamo e diventerà il nostro castello. Puliamo un'altra volta. Un'ultima cosa che nota Tain con il suo 23 è sì. Che per terra la traccia che c'era sul piedistallo non era dell'anello. L'anello serviva a trovare l'indicazione giusta. C'era qualcos'altro che deve essere caduto perché ci sono dei frammenti per terra. Non sono stato io. E quello? Provo a mettere il nano di plastica sul piedistallo. No, il nano di roccia non c'entra niente con sta roba. Soprattutto dobbiamo portarlo intatto. Se sì, non possiamo rischiare. Ma soprattutto quelli già abbiamo ricevuto. Siamo in missione per conto di Dio. Bravo. Hai presente vedere qua che vuole fare. Hai presente che io ho l'occhio e tu hai la testa? Ok, metti la testa lì, guarda lì, quei frammenti lì che sono. Roba rotta. Andiamo alle cripte. Guarda meglio. Di solito tutte le avventure migliori iniziano alle cripte. Ma va benissimo, ci andiamo alle cripte, però mi sembra che qualcuno... Ma questa è una cosa che di solito si fa alla fine del sotterraneo. Sarà per uscire o per sconfiggere il nemico. Lo guardo meglio, che cos'è sta roba? Allora, lui ha preso un pezzettino e ha preso il nano di roccia e sta facendo un confronto. Nano di roccia ce l'ho io. Sì, c'è lui. Sta... Non glielo do il nano di roccia, se lo prendo. Lo sta guardando vicino al nano di roccia. C'è perché in tasca il nano di roccia. Non ha bisogno, lui ha gli sensori. Vabbè, non glielo do. No, non ha bisogno. Non voglio prenderlo. Lo sta tenendo vicino per vedere se vicino reagisce in qualche modo. Ah, ok. Ok. Ma quale nano di roccia? Ma che ah! Il nano di roccia ce l'ho io. Ma quale nano? No, tu dici mi sta tenendo il nano di roccia vicino. No, ha preso un pezzo di e me l'ha avvicinato. E l'ha avvicinato al nano di roccia che hai tu in tasca per vedere se fa qualcosa. No. Ok. Tutto questo però. Ma sai che Roberto mi rompe i coglioni? No, ho capito. Sono frammenti ero di cosa? Sembrano frammenti di cosa? Allora, è sicuramente un qualche tipo di roccia che però tu non hai mai visto. Non di nano, dici? Okay. No. Non è un nano di roccia. Via sto cazzo di nano di roccia e basta. Aspetta, è travertino. Ah, ecco, vedi. No, è più simile a un quarzo. Comunque è semitrasparente, quindi è un qualche... minerale, non sai se è più o meno prezioso, però è in quell'ambito lì. Ripple, ne prendo un pezzo io, prendi un pezzo anche tu, scansiona l'ambiente mentre andiamo in giro per trovare altri frammenti simili a questo. Ok, fatto. Perfetto, lo mette nella subroutine, vaffanculo. E tira per la subroutine. 10 più 1000 più intelligenza. Solo? 13 e automo 13, 16.
Allora, ti rendi conto che è una roccia molto friabile. Ci sono altri... Fra, non è che fria. È franabile. È franabile. È travertino. Travertino. Basta. Ci sono altre tracce che vanno nella direzione delle cripte. Sì. Di questa roccia, che probabilmente è stata presa e si è frantumata mentre veniva trasportata. L'avevo detto io. Ti rendi anche conto che è estremamente magica, seppur in piccola quantità non sia un artefatto potentissimo, però potrebbe avere del potere magico non indifferente. Ascolto Chrissegrin, cosa mi dice rispetto a questa pietra? Chrissegrin è completamente muta. Cazzo, quasi mi manca. Cioè, mi piace che è docile, ma mi manca. E se glielo chiedo? Puoi provare. Provo a chiederglielo. Dico... Perché non mi parli più? Io le donne non ce le ho, c'ho Chrissegrin, sai. Chrissegrin è la sua spada. Provo a dirle... Dimmi quello che sai su questa pietra. Questa pietra non è di questo mondo. Ok. Cioè, non le rispondo ok. Penso, ah, ok. E non ti dice nient'altro, non fa nemmeno una virgola in più, un punto... No. Lui dice, sono docile, ma non faccio un cazzo di più del minimo che mi chiedi, stronzo. Il minimo sindacabile è quello. Va bene. Okay. Tom, ecco la cena, un tramezzino. Esatto, è la stessa identica cosa. È donna, sicuramente è donna. Ok, allora, va bene. Perfetto. Basta, non le chiedo più niente. Ok. Da che parte vi dirigete, quindi? Verso le cripte. Sì. No. Crepte, le crepte, le crepte, le crepe, le crepe, le crepe. Andate verso le crepe e quello che vedete, io userò la miniatura di Fitz come baluardo. Avanguardia per sì, non c'è capire. Problema. Entrate in una stanza che effettivamente è la tipica cripta di famiglia di qualcuno. Mm. Vedete che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 10 tombe. La miseria. Sono abbastanza stipate una con l'altra, non sono i grandi sarcofagi dei faraoni di sto cazzo. Famosi faraoni. I faraoni di sto cazzo, è uno dei continenti che è stato affossato durante la guerra. Sì, sto cazzo. Sto cazzo. E probabilmente non sono i più nobili delle cripte, proprio perché sono così ammassati uno con l'altro. Ma non sono nemmeno i servitori. Sembrava quello di Burlick. Perché se si sono guadagnati un posto in una cripta, ah, certo, cripta del genere. Sì, altrimenti col cazzo morivi da solo. Non apriamo le tombe, vero? Sono probabilmente i figli minori, i cugini di qualche nobile importante. Prova ad assorbire tutte le anime. Se ci sono. Puoi fare una prova di... automa più costituzione. Io invece, che è un'altra tua cosa forte. Io invece, ricordandomi che sono ricordandomi che sono in un dungeon. La Madonna. Più 3 22 28. Più 6, 28. E vedete che Ripple entra nella stanza, si guarda un attimo intorno. Mi metto cane al contrario. Si appoggia alla parete. Oddio, alien. E vedete la stanza riempirsi di una luce bianca blu. Come si chiama l'attacco di Guyver? Scannone. Tanti anni Io, non no, Bio Cannon, tipo. Bio Cannon forse? Di Guyver. Manga. Non MacGyver. Attacco di MacGyver, sì. Cartegenica, sì. Spilletta, elastico. Esatto. Quindi bomba atomica. La stanza si riempie completamente di luce, le luci danzanti di Fitz sono praticamente invisibili in questa luce che riempie qualunque cosa e sentite un leggero sussurrio di fianco alle vostre orecchie mentre qualche cosa vi struscia sulla faccia. Che schifo. Non riuscite a vedere che cosa sia, però dopo un attimo vedete lo stomaco di Ripple richiudersi. È incinto. E tu hai assorbito 10 anime. Porca puttana. Caputtana. Quindi si illumina, si vede che c'è qualcosa. Sì, quel simbolo che ha sullo stomaco è illuminato. Ci sono delle scritte illuminate. Io sto per scrivere qualcosa, poi cancello, guardo un po' io male, invece. Un po' deluso, Ripple.
immaginandomi tipo cioè fin dei Ghostbusters che sarebbe finita dopo 2 secondi se loro entravano, buttavano la cosa, puff, fine, fatto. Quindi io scrivo da e allungare questa nota almeno 2 pagine, perché ho scritto Ripul è entrato, ha fine. Aperto in maniera possente il suo corpo d'acciaio e ha subito tutte le anime. Appunto, non hai i tempi giusti. Asterisco, da continuare. Invece io ho fatto 20... Invece io ho fatto 21. Si vuole ritirare fuori? No. Sarebbe fantastico. Con una prova di Warchin. Perché quando sono in un sotterraneo e in spazi angusti, il vecchio sopravvissuto, il giovane sopravvissuto che è in me, quello che vive nelle strade, cerca per trappole, perché altrimenti gli saltano le mani. Quindi considera che adesso io sono circospetto e mi guardo attorno prima di toccare, mattonella, piuttosto che non, porte, piuttosto che non, aperture. Considera che io ho 21. Io ho cercato, perché mi ero abituato alle mie lucine che partivano qua e là. 22, scusa. Sono andato avanti a tentoni. Da che parte? Ma perché è buio? No. No, adesso che è illuminato da Ripple. Allora no. Io vado un po' più indietro all'ingresso. All'ingresso della rotonda. Sì. E tengo d'occhio se arriva qualcuno. Io invece comincio, appunto, io faccio la prima stanza cercando metodicamente le trappole. Peraltro loro lo sanno che siamo abituati al fatto che io vado un attimo avanti e mi guardo intorno perché sono quello più circospetto sulle trappole. Il problema è che in questo momento io cieco per cieco sono finito nell'altra stanza. Quale altra stanza? Sono andato avanti verso questo muro. È una porta, non è un muro? Per me è un muro perché è chiusa. Ma okay. Tu stai camminando attento e fai tipo... Vola è un uccello, no? Top. Come in un mesiera. Sì. Vola è un uccello. Ah, aiuto! Non vedo okay. Niente! Dischi e... Di cosa stai parlando? Disse il dio. Disse il dio onnisciente e onnipresente. Ma dio onnisciente e onnipresente potresti essere il dio dei muri. Dio dei muri, giusto, aspetta, c'è una maniglia, la apro! Allora, Tane, non trovi altre trappole. Queste bene. Erano proprio le cripte... Certo. Dei cugini di campagna. Esatto. Chiaramente, se io vedo la luce dietro di me che inizia a allontanarsi, mi allontano anch'io seguendo la luce. Cacca sotto! Cerco anche sulla porta, c'è dentro in corpo, niente. Allora, le anime, in realtà, una delle cose, degli incantesimi che puoi lanciare, è gli spiriti dei giusti, che fa danni ad area. Perché? Perché usi le anime che hai dentro di te per... Ma nel momento stanno fermentando perché le stai purificando. Esatto. Quindi scorri. Sì. No, è che è presente tipo gli indicatori nei GDR da computer che si incrementano. Quando arrivi al 100% della lucina, infatti c'è una scritta, è next level. Ok. Perché lo puoi lanciare di terzo, ma adesso lo puoi lanciare di primo. Buonissimo. Quella piccante, la Shire è molto buona. Io conto di comprare una cassa per i fatti miei. Io non capisco Shire. Sì, quale sia il piacere, ma tu non sai il peperoncino, certo, ti lascia un po' di certo piccante sul, lo senti nel per retro gusto. No, ma dai, senti anche nel retroparato. Cazzo, sì, a me non piace la birra di solito, mi piace solo la bionda classica, quella base. Però questa non è male. Manto, sì. Qual è questo piacere perverso che tu trovi nel cercare di minare la mia dieta? No, non è un piacere perverso, è il tipico sensore bresciano che dice che devi bere. Come i calabresi devi mangiare, i bresciani devi bere. Devi bere, capisco. E poi, scusami, adesso tu hai cominciato a venire a Fumble quando ormai erano parecchie puntate in cui dovevi notato che i miei personaggi incitavano gli altri a fare danni. Sì. Non erano i personaggi. Questo è tutto nella sua testa. In realtà era lui che faceva danni e poi diceva: no, io incitavo gli altri a fare danni. Sai quando uno è illuso a livello quasi da DSM? Okay. Esatto. Sì, i mentitori patologici. Sì, esattamente. Quelli lì proprio. Ovvio, io. Grazie. Prego. Molto bene. Comunque, non, Tane, non trovi trappole. Neanche sulla porta. Neanche sulla porta su cui Fizz ha già messo la mano per girare la mano. Quindi cazzi suoi, a prescindere. Sì. E Fizz apre effettivamente la porta, che è solo una porta di servizio, non è chiusa a chiave, non ci sono trappole. E davanti a sé sente l'odore di umidiccio e bagnaticcio e di muffa di una stanza dove c'è dell'acqua che non scorre da
molto molto tempo. E qua c'è un bel danno alle pareti, guarda quanta buffa. Ma me ne sta, io mi avvicino alla più vicina delle cose e la ispeziono. Delle cose cosa? Spingo delle, delle bare. Delle cose. Spingo delle cripte. Spingo le cripte. Provo a spingere un po' il coperchio. È la descrizione in gioco meno specifica che abbia mai sentito. Spingo. Io mi avvicino alla più vicina delle cose e spingo. Dai, c'è solo una cosa in questa stanza. Hai presente? Io sono una cosa. Hai presente quando nelle avventure grafiche non ho pensato alla tua sentimenti. Quando nelle avventure grafiche sei bloccato e hai tutte le azioni, quindi spingi e clicchi a caso. Usa palloncino con... No, io vado direttamente su una delle bare. Sono sarcofagi? Sono dei piccoli sarcofagi. Uno lo apro. Tira un dado da 100, se non ce l'hai te lo dico. Cioè, ce l'hai già pronto. 65. Maledetti dadi. Apri ed è la tomba di un elfo. Elfo normale o elfo dei boschi? No, elfo. C'è scritto in fronte. Elfo del sole. Elfo del sole, scava, c'è roba di valore. C'è un amuleto. Fitz! C'è un amuleto qui. E prendilo! Che sei stronzo. Sicuro? Non ci vedo un cazzo! E qui guarda, mi prendo la mano e gliela guido verso. Che stronzo! Ok, è un amuleto, spero. È un amuleto, il resto vedi che le ossa sono quelle di un elfo, si riconoscono perché sono più sottili di un essere umano. Deboli. E le vesti si sono disintegrate completamente. Sarti scarsi. L'unica cosa rimasta intonsa è l'amuleto, ed è completamente intonso. Dai, figli. Alphonse. Quando devi usare... Alphonse, quando devi usare una cavia, usa il costrutto, non il compagno di accademia. È questa zona, è colpa tua, è colpa del villaggio, è colpa di tutta questa cosa qui. Stai bene? A parte che vedo tutte le lucine in giro e non sono le mie, sì. Ma c'è il Ripple che fa luce. Sei un deficiente. Se apri gli occhi, pirla. Famosa frase elfica che vuol dire guardati attorno con tutta la tua attenzione. Così apri gli occhi, pirla. Apri gli occhi con gli occhi, diverso. Ho aperto gli occhi così a vedere. Cosa sembra? Sembra magico? È di valore? Sa di oro. Vabbè, 14. Quindi stiamo razziando, va bene. 24. C'è una leggera aura magica sul coso di illusione. Per me è un amuleto, ma in realtà è una spilla. Per me è finto, lo tengo io. Ok. Lo puoi attaccare qua, sembra che ci sia una collana, ma in realtà è una spilla. Esatto. Ti stai facendo. Fa la collana illusoria attorno. Oh, bellissimo. Scherzi, per gli accessori è perfetto. Perfetto. Sì, guarda. È proprio elfico. Io guardo se c'è qualche tomba più particolare rispetto alle altre. Cazzo, me ne frega. Ma non avevamo da fare, scusate. Ma forse qua ci potrebbe essere qualcosa di utile, magari della pietra di quelle che sta scassando. Allora, di particolari, no, non ce ne sono. Non c'è una più ricca, tipo del lord signore di questo posto. Non in questa stanza. Ma no, questa qua è quella che aveva detto questa prima. Questa è la stanza dei familiari di secondo grado. Ah, ok. Stanno cercando il fratello sulle barre. No, aprendole, vedi che in alcune degli oggetti che si sono tenuti un po' meglio ci sono. Se ok, sono tutti uno elfi? L'avete già trovato? No. Solo alcuni sono elfi. Probabilmente era un matrimonio tra... consanguigni e brutte cose. No, tra elfi e umani per assicurarsi una discendenza più longeva per gli umani e più ricca per gli elfi. Mm. Pezzenti. Una delle tombe aveva dentro l'amuleto che avete trovato. Se volete sapere cosa c'è nelle altre... Le sto aprendo tutte. Io un'altra allora, a testa almeno la apriamo, dai. E allora tirate un dado da 100 a testa. Erano 4 in tutto, quelli che ho detto qualcosa, uno è già stato tirato. 61. No, è 11, è 16. No. Sì, quello lì sono le unità. Che stronzo. 16. Quindi? 16. 16. 16. C'è uno specchio che... È... quello cos'è, quello delle decine? 10. Quindi 10. 0. Ah, i dadi leggeri di Claudio. Ecco, benvenuto nel nostro mondo. 10. 16 hai detto uno specchio? 16 è uno specchio che è un po' rovinato, però è ancora utilizzabile.
Ripul trova invece un martello. Ma un martello da carpentiere o un martello da guerra? No, è un martello da, da carpentiere, okay. Sembra. Da quadro. Ci ripari. E lui ha fatto 40. Si spacco lo specchio. 8. 48. E io ne avrei un'altra. E nell'ultimo... No, ah. Tu hai già tirato. Erano 4 Ah, erano in tutto. 4 in tutto. Okay. Nell'ultima Fitz invece trova un una pipa. Che pur essendo di corno non si è rovinata come il resto. Elementare, Watson. Elementali di dei? Sì. Uno specchio. Va. Vabbè, andiamo a vedere dove c'è roba più ricca. Questo ho capito, questa. Questo è uno di quelli, di quei sotterranei, tipo, con un sacco di belle cose. Se non sono maledette. Ok, io vado. Quindi noi stiamo indagando, vero? Stiamo razziando questo posto. Noi stiamo indagando e prendendo cose che potrebbero finire in mano a assassini, a mostri. Per l'accademia. Per l'accademia. Avanza tu nella... mi hai detto di essere sia un assassino che un mostro. Vabbè, fa niente, stiamo razziando. Fizza avanza nella stanza che ha aperto prima. Ancora non vedendo molto quello che sta facendo. No, per un cazzo. E sentite proprio splitch splotch perché ha messo i piedi nell'acqua. Andando dritto davanti a sé. È non immerso fino alla, al ginocchio in una poltiglia verdastra. Non che io abbia problemi a usarti come bambolina dei crash test, ma... Cos'è un crash test? Non lo so, Ripple mi sta influenzando. Ma... Tu lo sai? Hai presente che vado avanti io a cercare le tappe? E da quando? Da sempre, dai, Fitz! Non ne ho memoria! Perché non ti ricordi mai non un cazzo? Non è il dio della memoria. Evidentemente no. Vabbè, vai avanti, non è un problema. Tanto comunque, io seguo, seguo Fitz. Che fate? Tanto tanti punti feriti. Ok... Le seguiamo. Speech plotch, speech plotch, speech plotch. Speech plotch, Fitz è l'unico che entra nel, nella merda. E io cerco di evitarla con cura. È un percorso. Non è difficile, bastava evitare la, la pozza in mezzo. Si chiama percorso. No, è cioè... keeping. Esatto. Quello. C'è un pezzo caldo e un pezzo freddo. Esatto. Non ho trovato quello caldo. Esatto. Il percorso non vita, sì. E davanti c'è un'altra porta. Direi che si può aprire, no? Aspetta. Cosa? Il mio 22 che mi dice? Devo ritirare, non so. E magari... Il tuo 22 ti ha detto che non c'erano trappole fino a lì. 16 più 5 più 3. 16 più 8. Ci sono ti sembra nemmeno qui. Prego. Anche se la cosa che noti è che questa porta prima non ci avevi fatto caso. Anche perché sentendo quell'odore di muffa e marciume... Hai pensato che nessuno passasse di qua da parecchio tempo, però c'è il simbolo, cioè c'è il segno della porta che si apre e si chiude. È un mimic. Quindi qualcuno recentemente... Te con gli oggetti al solito sei sempre paranoico. È più probabile che qualcuno sia stato qui, Alphonse. Qualcuno recentemente ha aperto e chiuso questa porta. Dissero così anche quelli che sono morti col mimic. Scusa, ci sono segni di... Scusa. Della porta che si apre e si chiude. Eh sì. Non lasciano segni di denti così, sono furbi il mimic. Certo, lasciamo il segno della porta. Allora, e non so cosa sia un mimic. Questo mimic che fa finta di essere una porta potrebbe essere stato aperto da qualcuno che è stato qua dentro. Io apro, Ok, apri la porta. E ti attacca la porta. No. Sarebbe stato fantastico. Ricordati, te l'ho detto, qualcuno è stato qui prima di noi, poco prima. Ma ha aperto la porta ormai, non è che puoi discutere. Sì, ha aperto la porta, gli sta dicendo cosa c'è dietro. Che problema c'è? No, ti dico. No, veramente la scena è un apro la porta, tu cominci a parlarmi, io mi giro verso di te. Intanto e c'è brutta roba parte. Dentro. Se c'è qualcosa lo vedremo. Io non ho, non ti ho detto che preparavo l'azione, ma ero molto attento perché pensavo fosse un mimic. Quello che Fitz si ritrova addosso. Mio Dio, un altro party. Sì. Mentre apre. C'eravamo prima noi. Ma cos'è Pingu? Posso collocarlo più cazzo di lepre e userò i dadi di Star Trek che ci ha regalato Matteo Scandolini. Grazie Matteo. Cioè vuol dire che tra un po' è la Spock? No, le bestemmie. Allora sarebbero le iniziative? No, perché loro sapevano che stavate arrivando. Perché già avete fatto casino. Come se ma io ce li vedo anche che a un certo punto sì, sapevano che stavamo arrivando. Però erano seduti a giocare a 3-7 perché, sì, perché ci stavamo mettendo una. Allora... cioè, sono un po' stanchi per aver preparato l'azione così a lungo, certo. Però. Difesa fisica hai più di 19? Vaffanculo, no, 16. Ok.
Sono 30 danni di energia, perché tutte e tre le minacciate ti arrivano in contemporanea. Papà! Cosa sono? Tu e Alphonse percepite una brutta vibrazione. Tu perché senti le anime agitarsi nel tuo stomaco che le hai assorbite prima, e tu perché senti la tua falce agitarsi e vibrare a quella vibrazione. Corro avanti perché ero mezzo pronto. A quella vibrazione a cui vibrano le anime. Sono delle anime che sono state sacrificate, tenute da parte e lanciate apposta contro Fitz per creargli del dolore direttamente all'anima. Il suo ma corpo... chi le ha lanciate? Ah no, io non avevo visto solo l'attacco. Voi avete visto solo le anime arrivargli addosso per ora, non avete visto nient'altro. Le hai riconosciute perché hai sentito il dolore delle anime far vibrare la tua falce e il suo corpo è ancora sano. Ma l'anima che lo tiene in vita ha subito un duro colpo. E tirate di iniziativa. Ma è considerabile attacco d'opportunità per caso? No. Peccato. No, era un attacco preparato. Prego. Oh no, tu tiri diventi tanto. Tiro diventi. Cioè, quello onte. 16. Oh. Eh? Tu. 8? 7 più destrezza. Fatto 3 di dado. Ricordati che devi fare... 20! Una cosa, devi sommare non di dado. Il valore in fondo, eh? Non quello puro. Quello più basso qua. 10. 3. 20. 7, 10. 20. A fa culo, una volta che ho cominciato prima io. Vado avanti. Per vedere la situation. Lui sta bloccando la porta. Beh, mi puoi passare sopra, è, eh. È talmente piccolo e poi non che volete... Che puoi calpestare la testa mentre... No, vai. Ma poi non volete bloccarvi l'un l'altro, non siete avversari, quindi volendo come in D5 si può, esatto, passare il quadrato uno all'altro. Alphonse può passare e vede che dentro ci sono tre non morti e non sembrano i normali scheletri che vedete, che avete trovato al villaggio dei nani. Posso provare a vedere, a capire cosa sono? Sì, assolutamente sì. Chi non muore si rivede. Chi è non morto si rivede. Ebbene sì, quindi non muore col trattino, esatto. Sono dei semi-lich, non demi-lich, semi-lich. Okay. Sono forti come non morti? Diciamo che sono molto più forti di uno scheletro, non sono nemmeno paragonabili a un vampiro. Bella misura! Ma sono più forti di uno spettro? O sono spettri praticamente? Sono simili a uno spettro, però hanno un corpo fisico. Quindi... Vabbè, meglio. Prendo la pietra per affilare, la cote. La passo dall'inizio della falce fino alla fine, facendo wing, facendola vibrare parecchio, cercando di fare un battle chant su quello che è più brutto. Sono tutti molto brutti, ma quello sulla destra fa è più cacare. Brutto. Quello più brutto. È un non morto. Perché vuol dire che ha l'anima perversa. Perché la bellezza vuol dire un'anima pura. Come la mia. Uh-huh. Come la mia. 19 in carisma. Avete tutti carisma alto. Ma non 19. Tranne Ripple. Io che ho 14. Io ho 19. 5 più di loro. Però no, lui ha no. 20 di saggezza. Vado. Battle chance. Basso chance. 16 più 7. Cioè, non morti ci su saggezza. Schiacciare non morti è un incantesimo. Ce l'ho io qua. Se lo dico io cosa fa, perché ce l'ho segnato. Saggezza più carisma. Più arboristeria. Più il dado contro il livello e difesa magica. Se riesci, a seconda di quanto riesci, gli faccio malino, male male, li distrutti. Ok. Comunque ho fatto 16 più 7, 23 e 3, 26. Di difesa mentale. Contro difesa mentale. Preso. No, contro livello più difesa mentale. No, contro difesa mentale e basta. Decidi, Oh, per cazzo. No, anche perché i mostri non hanno il livello. Quindi... Però ho fatto 16, quindi userò... Fizz, tieni duro! Userò Fizz. Hai 7 punti ferita temporanei. Oh? 7 punti ferita temporanei. E meno male perché hai preso tanti schiaffi. Non te li curi, sono temporanei. Sono in più. Sono in più, ce li hai al momento, però sono i primi che vanno via. Adesso sono comunque a più della metà. Bene. E poi i danni li faccio solo... E ricordatevi di dirmi quando andate sotto la metà perché diventate insanguinati e... Tecnicamente la botta che vale. Mi ha fatto andare sotto, ma visto che era un round di sorpresa la supremazione... Grazie! 13 danni. 13 danni al primo leech. Leech di destra, 13. Poi... Andreotti, leech di destra, praticamente. Metto lì e inizio...
tiro fuori il mio tamburello e inizio a batterci sopra facendo la canzone del sangue versato, che in questo caso fa pam pam arriva Alphonse, pam pam arriva Alphonse. Alphonse, Alphonse. Custodina è caduto per terra, secco. Mi spiace. Aiuto. Arriva, arriva Alphonse, Alphonse. E non quanti sono che hanno più punti ferita di me? Alfred. Quanti punti ferita hai? 55. Nessuno ha più punti. Lui ne ha più di me. No, dei miei alleati. Tu ne hai di più, tu ne hai di più sicuro? Sì. Tu quanti ne hai ora? Adesso ne ho 27. Ok, quindi ho, hanno tutti un meno 3 a picchiarmi in qualsiasi caso. Chi, noi? Noi, sì, certo, utile. I tuoi alleati hanno meno 3 a picchiarti. Solo quelli che hanno più punti ferita di te. Scusate, però. Scusate, in linea di principio, il fatto che gli alleati di Roberto nei giochi di ruolo abbiano meno 3 a picchiarlo gli è utile. Non è vero, cioè, perché lui fa sempre il buffer. Tutti gli vogliono bene. Due volte in realtà. No, lui fa sempre il buffer, può andare bene, quasi. Tutti gli vogliono bene. No, Alknos era amato da tutti. Alknos era amato da tutti, anche dalle folle. Anche il mago del, scusa, ma anche il mago del sangue. Anche il mago del sangue era amato da tutti, tranne che dagli ospiti. Ciao. Ciao Chris. Ciao Chris. Ciao Chris. Ha passato comunque un'ora a stressare i coglioni hanno all'ospite perché era lì. Meno 3. Hanno meno 3. È arrivato a controllarlo con la magia del sangue. Ok. Tain. Main, bene. Bane. Bane. Beh. Aspetta che io se vede poco. Mi appropinquo allo primo. A proposito, la prima cosa che faccio è un veloce tiro su Inquisitore. 8 e 5, no, è qua, sì, e 5 e 5, quindi 18, per capire qual è il più pericoloso. Secondo il mio punto di vista personale, ti sembra che non siano molto più pericolosi uno dell'altro, ce n'è uno meno pericoloso perché è già stato ferito. Allora vado da quello ferito perché la mia, le mie competenze tattiche mi dicono finisci il prima possibile uno alla volta. Qual è? Dei tre? Quello già ferito è il mago. Vado da lui, vado da Gandalf e dall'alto verso lo basso lo Gandalf che tra l'altro conosco di persona. Ciao se ci stai ascoltando. Wow, davvero? Veramente, che li abbiamo avuti a Feeder. Bellissimo. Vero. E cerco di colpirlo con Grissegrin dallo alto verso lo basso usando punire il male. Perché? Perché no? Cerco di aprire. Punire lo peccato. Punire lo peccato. Allora, 8 più 13. Di classe armatura? Di classe armatura. Preso. Nice. E quindi tutti i danni sacri. Gli faccio allora 5 8 8 più 7 15 15 più 11 15 più 11 quando fai 26 mi manda in palla. Aspetta, 15 più 11 26 più 1 di 12 36 danni. Minchia. Ebbene sì, con una spada a punire. Sì, una spada 3 di 8 più, più 1 di 12 più 11. Ah, giusto che le armi adesso fanno un sì. Ma quindi il battle chat diventa una merda più si sale di livello. Mi conviene ripicchiare con la falce. Puoi far salire di livello anche i battle chat. Sì, ma io già l'ho fatto salito di livello e due dadi da 4. No, sono 3 dadi da 4. Sì, perché quindi quello erano altro dado. Altro dado. Vabbè, uno fa possiamo fare la differenza. Il paperone dei paperoni dei danni. Ripul. Casto. E pure. Scacciare non morti. Mi avvicino velocemente verso la porta. Cioè, li guardo con un occhio perché tanto ho già sentito che sono non morti perché puzzano. Poi torna. Faccio. E ho scacciare voi da questa blurida terra di merda. Sì. Saggezza più carisma. Cioè, che capito cosa sta dicendo? No, lo so. Io invece non capisco un cazzo di quello che dice. Saggezza più carisma più cacciatore di erboristeria. Erboristeria al solito. Più il tuo più il livello. No, il livello no. Sì. Wisdom più carisma più livello. Ah, più 3. Allora, 3 più 11 14 più 3 17 più 8 più 8 25 25 più carisma che 2 27. No, perché più 3? Allora? Perché c'è anche il 3 di non morti qua.
No, quello non conta. Cazzo. Quindi, beh, penso che 24. Cacciatore di non morti non conta. No, non conta perché è un background. Dannazione. 24. Devi vedere quant'era. 24. La... loro MD è 18. 6 o più. Quindi colpito di 4 o più. È un dado da 10 per livello. 3 di 10. 3 di 10. Tieni l'altro di 10. Su un dado da 4 creature. Un dado. Quindi prima tira un dado da 4. Da 4. Beh, ha fatto 4, no? Mi è piaciuto che ci hai provato. 1! Molto bene. Vabbè, lei che mi sta sul cazzo. Ok. La Warlock Tiefling che ci ha regalato Nicola. Grazie. Grazie Nicola. 9, 7, 3. Minchia, 19 danni. E è confuso fino alla fine del tuo prossimo turno. È contuso. Puttana. È contuso. LC 19 danni. Come si interpreta questa cosa? Cioè, cosa vediamo noi? Quello che vedete voi è che questa semi-lich viene come avvolta dalla luce che emette lui dal suo stomaco, dove le anime vengono purificate. E la purezza delle anime che Ripple riversa addosso a lei la confonde per un attimo. Lei cerca di prendere le anime, per cui non sta più cagando, badando a quello che succede nella stanza. Non come dovrebbe, perlomeno. Molto bene. E gli altri due semi-lich, invece... Ah, sono proprio l'ultimo. Ci sono io davanti che gli sto facendo brutto col tamburo. Ah, oh, mi sono dimenticato. Cazzo, è già passato il mio turno. Too late, sono passati due turni di altre due persone. Aspetta, una domanda, l'azione veloce è nel tuo turno. È niente, come ho detto. Le reazioni non sono nel tuo turno, ma le azioni veloci sì. Allora, quello che fa quello che hai davanti tu, Gandalf, è sollevare una mazza arrugginita e polverosa con delle bende che pendono dalla mazza e agitarla davanti a te. È chiaramente fatta per non colpirti fisicamente, mm-hmm. Ma vedi un'ondata di energia nera che ti investe. Grazie. Prego. E prende la 7 più 9, 16 di difesa. Vedere uno di quei dadi che non riesco a capire come funziona. Sono dadi da 20. La quanto di difesa mentale? Sono solo illeggibili. 16. Quanto? 16. Ma io ho 20. Bisogna essere dei criminali. La miseria. Dadi del genere. Il paradiso di 100 quelli grossi. Ah, mi fa male gli occhi. Fitz, tu hai 3 tiri salvezza da fare. Io mi. Difficili, devi fare 16 o più. Su cosa? Non c'è su cosa, perché i tiri di salvezza sono tiri di salvezza in generale. L'energia nera mi avvolge, me la scrollo di dosso e gli dico: 20. Gli abissi della punizione del crociato. 19. Wow. 2 su 3. 2 su 3. Ti fai 5 danni. Sono un going. Ho 3 effetti ongoing. Eh sì. Meno male che hai tirato bene, porca merda. Se ne erano 15 danni a round. Io mi sono dimenticato di farti fare il. Sono sotto la metà. Di farti lei. Adesso ti dico cosa succede. Beh, no, ti ho ridato 7. Sono sotto la metà. Quindi sono a 22 su 50. Ma quindi lo eri già prima? No, prima ero a 27 su 50. Ma se ti ho curato io di 7. Era già sotto prima, l'hai riportato su e adesso è tornato sotto. Quindi eri già sotto prima. Sì, vabbè, ma sono stato sotto nel round di sorpresa. Tu sei stato il primo in turno subito. Quindi. L'ultimo invece si avvicina ad Alphonse. Ah, questa in realtà ancora non ha fatto niente. E quella in mezzo lancia un altro. Io gli faccio brutto al sì, tipo. E lo lancia a te. C'ho meno 3. Va bene. Gli fai una magnum non particolarmente convinta. Potrebbe non averti preso. 10 di difesa fisica. Non col meno 3 no. È la PD? Sì, sì. Quella che se ti colpiscono la esclami. Porco mordigian. Esatto. PM, no, quello è più. Meno 3. Meno 3 più 9 fa 6. Fa comunque 18 di classe armatura. Ah, ci preso. Sono 12 danni in più è pari, per cui sei confuso anche tu, perché ti tira una mazzata sulla nuca. Confusa e felice. Voi avete bassissime difese rispetto a me, ce l'ho molto alte. Ma perché il problema è che sempre qualcosa nella media.
E quando hai... No, è che secondo me è diverso, perché il paladino ha dei valori di base... I valori base sono 10 e 11, okay. Ma non c'ho un tiro salvezza, vedete se sono confuso? Quando tocca a te, alla fine del turno. Ah, quindi sono già confuso. Sei confuso. Cosa vuol dire confuso? Quando tocca a te, alla fine, hai meno 4 agli attacchi. Evviva! Tanto non voglio attaccare. Io sì. E... bla 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 bla. Tocca a Fizz. Quindi, visto che sono a 22... Allora, quando arrivi sotto la metà del tuo, dei tuoi punti ferita, è una cosa che non abbiamo mai spiegato più di tanto... Muori. Ma... Ottimo! È particolare questo. Delicato. La tua particolarità. Sei il dio della morte sotto la metà dei punti ferita. Bello. Oh, c'è anche quello. Se sei il dio dello svenimento. Ah, faint. Adesso lo trovo. Intanto dimmi che cosa vuoi fare. Chi ha detto faint? Io. L'hai detto giusto. No, ma lui intendeva faint. Il fato. Va a cagare. Allora, voglio fare due cose. In ordine, attivo la mia eredità fatata. Mm-hmm. Hai detto patata? Patata, però mi serve la tabella del patata, perché in realtà no, non dovrebbe, perché eredità non mi ricordo patata. L'ordine. Tiro un D6 e vediamo cosa salta fuori. Chaotic Benefit. 6. No, eredità fatata. Ah, eredità fatata, scusa. Che è qui. Elven Grace, quello del... come Alphonse. Che per adesso non ti serve a niente. Perché si attiva solo al prossimo round. Beh, intanto è acceso. Ogni round gli Elfi dei Boschi possono fare... Lui praticamente ogni round, quando inizia il combattimento, prende praticamente un'abilità razziale a caso. E ha preso la mia e quella degli Elfi dei Boschi all'inizio di ogni round. Ma prende sempre la tua, cazzo? Qui praticamente ogni round che passa noi diventiamo sempre più forti. Perché c'è un dado che si chiama Escalation Die. Tipo dopo il primo round è un più uno che aggiungi a tutto. Sì. Dopo più due, più tre, più quattro. Sì. Noi praticamente possiamo tirare un dado da quattro. Se facciamo di meno abbiamo una round in più. Ah, ok. Se riusciamo, la prossima volta andavo da 6, poi andavo da 8, poi andavo da 10, poi andavo da 12, da 20 e poi non puoi più fare azioni in più. Poi faccio... Per ridurre un attimo la zona di... cioè, sì, per ridurre i tempi di... Prendere... accumulo potere. Quindi... Sprizzando sangue a destra. Non c'è l'effetto caotico? E c'è l'effetto caotico, che è sempre un D6. Uno, quindi prendo un più uno alla classe armatura per un turno fino al mio prossimo. Esatto. E... Lo stai facendo te esattamente? Lui è, sta, facendo, sta andando in Super Saiyan. Sta facendo il Kaioken. Sta facendo... Lesto! Visto che spruzzo sangue, ti dico. E succede una cosa a caso. E... In teoria potrei utilizzare un recovery. Detto, fino alla fine del turno è il mio prossimo. Come Gesù, cioè. Pensa sempre al turno del tuo prossimo come se fosse il tuo. Uno. Tre. Quattro. Due. Sei. Sei più tre. Nove. Cosa? Nove punti ferita. Ti fai? Certo. Cioè, no, ci guadagno. Ho fatto un recovery. Ci guadagno. Tac, più la cos. Kaioken, punto ferita, effetto caos. Più la cos. Già. Ma la cos pura o cos livello? No, la cos livello. Non sto capendo un cazzo neanche io. 7. Coseno. Quindi? Seno. Quindi 16. Più 7. Quindi sei donna. Ah! 36, non sono più sanguinolento. Ok. Non sto nemmeno a guardare cosa fai. Ho tutto sto casino, è partita di sangue per recuperare vita. Sì, no, beh, quello, no, quello lo puoi fare anche prendere potere è perché al prossimo turno l'incantesimo che lancio, se becca, fa il doppio dei danni. Praticamente tu qui ti curi, con ti puoi curare, chiunque si può curare, deve spendere uno dei recovery die e ti curi di un bel po', solo che una volta non è che li recuperi dopo 8 ore di sonno. E recuperi tipo ogni 3-4 combattimenti. E riprendere fiato del guerriero della quinta funziona nello stesso modo, però il tasso di recupero di questi prendere fiato è pesato sui combattimenti e non sul riposo. Ok. Ogni tuo di combattimenti ne recuperi. E li puoi usare nei combattimenti. Noi non li abbiamo ancora mai recuperati. No, una volta li abbiamo recuperati, mi sa. Adesso siamo full. No, non li abbiamo mai recuperati, no? Io sì, ne ho 5. Abbiamo fatto 1000 giorni di viaggio, Roberto. Nel mio viaggio li avete recuperati lo stesso. Ebbene sì. Allora, attento. Io ho fatto, se in realtà il mio turno è stato un... da fuori e basta.
come i doppiatori. Caio! Esatto, come i doppiatori di Dragon Ball. No, è come sempre... i Cavalieri dello Zodiaco quando per una puntata richiamano il cosmo. Mi tra l'altro, a proposito di Dragon Ball, è uscito su Netflix il nuovo film di Dragon Ball Resurrection of Freezer. Sì. E me lo sono guardato in giapponese. E dicevo, però cazzo, Goku sembra come una vecchietta. Sono andato a controllare, effettivamente la doppiatrice di Goku ha 86 anni. Ah, ecco perché sembra. Ma sa andare in Kaioken. Alphonse! Oh, io... Alphonse! Confuso, guarda un attimo intorno. No, no, prova a mantenere la canzone. Sono felice. È solo agli attacchi. Sì, è solo agli attacchi. 4 più. 3! Bravo Alphonse! Molto quindi bene. Finisce, sul visto che stava ancora andando col tamburo. Mi giro verso... Tu sei full. Di che? Di vita. Ma vita. Neanche lo Mago Katz! Ho 36 su 50. Allora, tutte le decisioni finisco l'azione e puoi usare un recovery. Ah, ottimo. E il fine della canzone è... Ecco Fizz! Ecco Fizz! Ecco Fizz! Ecco Fizz! Ecco Fizz! Ecco Fizz, esatto. Corre nella notte. Sono full! E nel dungeon va, non morirà. E quindi tutto questo non... E non poi li ghiaccerà. No, questo qua era solo che è finita. Fare posizione delle mani. Bene. No, sono fullissimo, anzi ho un più due. Poi io vado di Battle Chance. Battle Chance su quello bello più brutto. Non ci sia... Battle Chance, vai di Battle Non stiamo usando neanche l'italiano, giusto? Siamo bravissimi proprio. Vai di Battle Chance. Beh, mica male. Meno 4, 1... più 7 che 8, cazzo stiamo tirando come 8 di... più 9 radice di 12 4 8 più 9 12 che cazzo di conto hai no fatto? 8 più 1 9 più 3 12 hai detto 8, 8 più 9, 9 va 12. Bene ok hai detto 8 okay, più vabbè. 9 12 non l'ho preso no? Funzionava il calcio. Vediamo se c'è un'azione extra con cosa l'hai attaccato col battle chant. Quindi è difesa mentale, sì, no, sì. Difesa mentale, sì, non sì, credo sì. Sia no. Valida. Però io non sono azioni in più, uno! No. Tre. E mi sposto dietro di Fizz, ora che è bello full. Anzi, vado proprio dietro Ripple. Plotch. No, non c'è un attacco di opportunità, tipo. Non sì, scusa, hai ragione. No, ma non da Ripple. Lo fa Ripple. Tu se vuoi allontanarti devi fare la prova... Di disengage o rimanere fermo dalla tua faccio la prova di disengage. Fallo. Più la prova di cosa? Disengage si fa allora fa destra no fa disengage no. Tipo quinta solo che qua devi tirare solo che se fallisci puoi scegliere di non muoverti e non farti picchiare ok disengage si fa 163 si fa un normale tiro salvezza 10 quindi è passato o fallito perché è 11 o più 11 o più bello rimani fermo mi sa. No mi sposto qua è come basta 4 3, basta 11, 10. Aspetta, sul battle c'è quanto ho fatto di dado? 3. 3. Non è possibile. Più 7, no, col battle chant. No, 9. Tiro 12. 12. Sì, ma il dado era? Perché era più 1, più 3, 8. Quindi 8. 8, allora uso di nuovo il battle cry. Che è... No, anzi, devo fare dei tiri salvezza io qua adesso? Giusto? No, no. Ah, sì. Non capisco più un cazzo, turno, no? Aiuto. E allora mi faccio col battle chant mi facevo il disengage free. E qui che... capiamo vai, che vai, vai. Era, tutti i personaggi sono molto semplici tranne il bardo. Sì, infatti, non ho capito che cazzo è successo. Io ho degli attacchi che non si chiamano attacchi flessibili, che c'è anche il guerriero, se nessuno è un guerriero praticamente. Io quando tiro il dado, il numero puro che è venuto sul dado può attivarmi determinate cose. Ah, ok. Tipo se tiri 16... Io se tiro un numero pari, ad esempio, posso fare o un movimento gratis o un disengage gratuito. Minchia che figata. Quindi mi faccio il disengage gratuito. Ok. Tutto sto casino per niente. Però bello. Ma ce ne ho 5, ce ne ho uno che è 11 o più. 16 o più, pari. Dispari, pari se hai colpito. Quindi è impossibile non fare qualcosa. Come faccio a non ricordarmi? Cioè, mi faccio ricordarmi di tutti. Capisco. Quindi lui si è spostato. Tu ti sei spostato. Tutto molto bello. Tain. Main. Molto bene. Allora. Non sei in grado di dire quanto sia ferito il Leech davanti a te. Non è assolutamente perché un problema. Perché è un Leech. Quindi... Fino a quando rimane in piedi non è ferito abbastanza. Quindi io mi trovo...
mi scrollo di dosso l'oscurità che mi aveva avvolto senza farmi assolutamente niente, lo guardo negli occhi, gli dico gli abissi delle fermi un secondo, faccio prima della frase perché dovevo farti la salvezza. Devo farti la salvezza alla fine del mio turno, perché se no mi devi dare i danni. No, hai ragione. No. No. Che danni? No, sei stordito. Ah, non c'ho la cosa che ha fatto a lui. No, lui ha fatto un attacco di energia. Normale, 11 o più. No. 3. Io stavo fuori dalla finestra, torno a casa, Lessi. Io stavo per dirgli qualcosa, ma mi sono rotto il cazzo e quindi gli spacco la spada in testa perché parlare evidentemente non funziona. Spacca davvero. No, allora, Chris, ecco, sai cosa dico? Dico a Chris Grimm, ti stai impigrendo, mordi di più. E uso il D10 che ferisce anche me. Ok. Ho fatto di nuovo 8 più 11 più 8 più 15. Preso. Quindi l'altro se ne va. E faccio. Allora. Qualcuno ha degli 8? Diritti tutti insieme per una volta. Ottimo. Tanta coca goccino. Altri di 8, così li tiro tutti insieme. Un di 8, mi basta. Di 8 ce l'ho qua. Sì, ce l'ho. No. Oh, mi si è spento il telefono. Allora, 6 e 6, 12, 18, 19, 19 più 7, 26, 26, 37 punti ferita. Tutti sacri. Di cui me ne faccio uno. Vedi che si polverizza, ma sia Ripple che Alphonse percepiscono che il suo spirito non è stato distrutto. Sta andando da qualche parte. Bastardo. Affanculo, spero. È una cosa. Beh, lo seguo dopo. Quinto com'è? Sì, tocca a Ripple. Posso ancora fare scacciare non morti? Scacciare non no, morti? Daily. No, è una cosa che vuoi fare una volta. Mi scende un filo di sangue dall'orecchio e dico, brava Chris, così si fa. Per pulire la causa si può fare? Beh, puoi fare gli spiriti dei giusti. O attaccare le ammazzate. Ammazzate! O se no blocco l'anima. Che se ne va. Questo puoi, è un buon tentativo. Puoi provare. Mi piace. Sì, assolutamente. Idea. Sì. Beh, puoi assorbire, no? Posso assorbirla. Tra l'altro su Spreaker non date coda a Naux che impazzisce. Ok. Naux assorbone. Pronti? Cola, cerca di assorbarlo. Coda. Assorbalo. Sì, ma... Lo assorbi. Non date cola. Immagino che cola, sia corda, no, cola. Cola. La cola. Coca-Cola. Perché se no, figurati se gli diamo Coca. Che so, io addirittura stavo correggendo, pensando. Sono un bardo, io riscrivo le cose. 13 più 3, 16 più intelligenza. 16, no, in questo caso è più costituzione perché stai cercando di fare tua l'anima del Lich. Ok, 13 più 3, 16 più 6, 22. Assorbela. Assorbi l'anima, ti si apre lo stomaco e dici: no, non oggi. No, e la tiri dentro di te. Non oggi. Saudage. Non oggi, troppo stanco. Entra in mio cuerpo, allegria Macarena. Entra in mio cuerpo. E Fitz vede dei segni di unghiate sulle pareti di fianco a lui. E entra dentro. Dell'anima che sta cercando di non essere sopra di me. assorbita da Ripple. Assorbata. Ripple chiude. E la stanza si illumina un filo di più. E faccio anche vedi, è a tema. Si purifichino le anime proprio molto bene. Allora, salve. Questa è stata una furbata, perché chissà dove cazzo stava andando. Esatto. Che manca boia al filatterio. Io mi volto e ti faccio, io li finisco e tu li assorbi. Vai. Quello che non è ancora stato ferito da nessuno si getta su Fitz, che mm-hmm. è lì davanti, mentre la Lich di mezzo va su te. La Lich de merda. E la Lich de merda. Ah, aspetta, devo tirare. Cerca di avvolgerti. Non spendo il punire. Allunga la mano verso di te. E vedi che da sottoterra le mani dei morti che risiedono in questa cripta cercano di allungarsi su di te per avvinghiarti e trascinarti da qualche parte. Giù le mani, Barbarani. Barrani. 12 più 9, 21 di difesa mentale. Cazzo, preso, avevo 20, 20. Avevo 20. Sono 5 danni psichici.
è tutto sui piedi oggi, eh? Sì. Mentre quello che va su Fitz è Fumble. Lo attacca come prima con un'ondata di anime malvagie che lo investono letteralmente. Un'ondata di anime. Di difesa fisica. Quanto? 13. Tipo i Vangeli hanno finito male. Ah, sono troppo basso! E Ripul assorbe parte delle anime perché tanto le hanno lanciate praticamente dritto a lui. Apre lo stomaco direttamente e assorbe le anime che venivano lanciate nella direzione di Fitz, a cui tocca. Fitz, te tocca, Quanti dadi stai raccogliendo? Dov'è il manuale? Di cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me ne manca uno da 6. Dado da 6, top. Guardo le strisciate, guardo dietro Ripul. Preparati, ne arrivano altri! Vai. E gli lancio fulmine biforcato di Pegasus. Attenti a Fitz, attenti a Fitz. Mi si illumina le... Fulmine rosso! Comincerò gli occhi. Cos'è? È più l'uomo oscuro, ragno. È più oscuro dell'oscurità. Da, è più rosso, è più rosso del crepuscolo. No, è più rosso del sangue. No, aspetta, era. È più scuro del crepuscolo, è più rosso dello stesso sangue. Faccio appello a tutti i poteri più remoti dell'oscurità. Per distruggere i miei nemici o coloro che sono tanto assorti da incrociare il mio cammino. Bravo, prego, qualcosa del genere. Fulmine rosso del Dragon Slayer. Slave. Sì. Dragon Slave. Dragon Slave. Il Slayer era il fumetto. Dragon Slave era l'incantesimo. Detta anche linea inverse. Inverse. E Guido. E Guido. Go, sì, con lo spazio era Gucci, tipo. Gurri. Guido. Gurri Guido. E la cosa interessante è che Roberto realtà... ride come Naga. Sì. 13 su PD non colpisco, vero? No. Però posso ritirare. Fambo. 16 più su quello 6. Bordo. No. No, Perché puoi ritirare? Perché pare fit d'avventuriero. Io ritiro. Una volta per Master, Maria, ritiro. Una volta per turno. Cioè una volta per turno, una volta per battaglia, posso ritirare il fulmine. Ok. E tipo se manca fa così con la mano, sinistra, sinistra. Sì. Vedi là, vedi là. A destra, a quindi sinistra. Quindi 16, sinistra. Essendo pari, esatto. Essendo pari posso tirare il secondo. Dovevo uscire, ma spera. Secondo è 7 più 7, 14, sempre su PD. Preso. Siamo quindi tutti e due preso. Ragazzi, non è l'escalation. Io ho fatto un danno in più. Tutti hanno fatto un danno in più. Io calcolo, sta calcolando ora. Tu devi vedere anche se c'è un'azione in più. Oh, tu l'hai te la sei dimenticato. Io devo vedere se c'è l'azione in più, ma prima finisco questa. Quali hai preso? Tutte e due. Tutte e due. Quali due? Ah, giusto, sono rimasti due. Quali due? Roberto. Mete. Awareness. Allora. Non può fare meta con lui. 8. Non farà mai meta. No. 12. Si distrae facile. 20, 26, ma non noi, 30, 37. Chi sono queste persone? Chi siete voi? In che anno siamo? Perché? No? Chi ha fatto 5 in 8? Chi ha fatto 5 in 8? Citazioni che si sprecano. 76 danni. E la madonna! Tutto sto... Come hai fatto a fare 76 danni? Sono 38 per 2. Per 2. Perché ho fatto il game power. Game power. Game power. Gay power. A quanto abbiamo capito? Ha detto così. Ecco perché vinceranno sempre le riunioni civili, eccetera. Perché piano piano si potenziano. I got the power! Woo! Quindi, facendo il gay power, tu hai raddoppiato la lunghezza del fulmine. Del tuo pene. Che ha penetrato due Leech. Bene. Nel culetto. Sei capito, Cioè, hai fatto 76 danni a una all'altro. Come spieghiamo le regole noi? Non le spiega nessuno. Secondo me non funziona. Sapete perché? Non può funzionare così. Dammi il manuale che leggo. Guardo io. Tra l'altro, Roberto, io ti voglio male perché tu hai annichilito l'ospite che non sta facendo più un cazzo perché continua a giocare con quella merda di cosa che non ho capito che cazzo serve. Io sono un bardo. Mi stai ascoltando. Dov'è? Sono stregone? Sì. Io assorbo le anime. Power.
Erlin. A proposito, dimmi che fa qualcosa l'anima. Aspetta, devo vedere se Power. Devo vedere se Gender Power. Gender Power. Gender Power. Uno e faccia due azioni. E l'altra azione è di nuovo un fulmine. Dai, 148. Ah. No, mi devi dire se sono ancora vivi o meno. Non lo so. E tu adesso hai fatto effettivamente 76 danni o no? Non è che puoi fare 76 danni. Dov'è Game Power? Allora, ha tirato non so quanto. 10, 18 e 8, 26, 30 qualcosa. 30 più 6 di doppio della... danno, scusa. Aspetta, la canzone della dell'ascensore. Guarda, solo se credo qua. E da account, cast spell, can go. L'ascensore, questo? No, è un po' lungo. L'ascensore particolarmente. Ma è quella dell'ascensore di fa, soprattutto. Sì. Questa? Sì. Sta minchia! Cioè. Ok, lì è. Beh, considera una cosa, lui ha fatto un round intero per fare sta roba, quindi. Il fatto che faccia il doppio danno nel secondo round è anche bilanciato, secondo me. Sì, no, ci sta. Poi il fatto che magari sia un potere che fai daily. Ma poi sono non è neanche ragazzi. Daily? Sì, no. Ma poi tu dici, ma era, è sbroccato, va benissimo. Sì, sì, dici, no. Allora. Non è Exalted, ma c'è lì. Quindi tu hai fatto malerrimo. Beh, che poi in realtà hai fatto quello che ho fatto io in due attacchi in due round. L'hai fatto nel secondo round. Sì, infatti, vale. A due persone, però. Che buono. Tecnicamente ho fatto 150. E rotti. Bravo, bravo, cioè, bravo. Sei di culo con i danni. Aspetta, 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 aspirapolvere, via. È quello. Vai aspirapolvere. In teoria avrei la seconda azione, ma non, c'è più niente su cui agire. Vado, vado. Non c'è più niente su cui agire. 12 li prendo, mi sa. Assorbi anche le anime di questi due lizzi. Col naso. Che non potranno rigenerarsi. Dici che botta. Io guardo Chris e Grimm. Guardo che i cazzo fa? Guardo i mucchietti di polvere che sono per terra, guardo Fitz, rimetto Chris e Grimm nel fodero, proseguiamo. E Luca ci ricorda di quando Admer fece il suo primo critico sul drago d'ombra con la spada ammazza draghi neri. Al primo livello danni. Al primo livello 72 danni. 72 danni. E Fitz, che cosa c'è? Tosissima. Non è un città. Però non ho più fulmine per oggi. Peccato, hai fatto solo 150. Peccato, avrei ucciso l'arcimago e la sacerdotessa insieme, ma sì, io ero pronto. Tu, è come se avessi fatto tutta una partita di strike in questo momento. Sì, sì. Me. Ma a parte, poi il fulmine è quella di cosa divertente, per cui in teoria continua a colpire tutti quelli che ci sono ogni volta che faccio un tiro pari e colpisce. Io mi avvicino un attimo. Fizz. Sì? Non è che per caso sei il dio del fulmine? Potrebbe essere. Potresti pensare. Unleash the power. Unleash the power. Yeah. Unleash the power. Sì, complimenti. Grazie. Vedo che quelle due pacche che mi hai dato hanno tolto i due punti ferita temporanei. No, durano per sempre. Ah, per sempre? Fino a quando te li tolgono. Sì. Ok, non mi si tocca, mi hanno toccato, non si tocca. Hai fatto così sui tappeti, sui piedi. Da piccolo sempre. Da 15 anni. Da fare 154 danni. Così sul piede. E poi eri già pronto per lanciarne un altro. Sì, tra l'altro. Direi che qui non c'è altro da vedere. Io mi appoggio al ripulo ancora sbalordito un po'. Beh, ascoltate, ultima ripulista istanza. Le altre tre anime dentro. Tutte le altre anime dentro. Sei diventato rumena adesso. Io cerco i filatteri. Io prendo tutto. No, io invece... Qua pure ficcare qua dentro. Pure ficcare qua non dentro. Non c'è neanche bisogno di tirare perché le altre anime sono deboli in confronto a quelle che hai tirato adesso. Io cerco invece, i filatteri. Io invece guardo nelle cripte che sono tre che si saranno aperte verosimilmente per far uscire gli stronzi. Quindi... Beh, no, erano spettri. No, erano lì. Ah, erano lì, erano fisici. Corpo. Quindi che c'è dentro? Se c'è qualcosa dentro. No. Porca merda. Quello che avevano addosso si è disintegrato insieme a loro col fulmine. Però io uno l'abbiamo visto prima che lo risucchiasse andare verso una direzione. Ti sembrava che stesse andando attraverso la parete oltre di là. Tu non andare. Dai. Dai. Sì, ma vengono ricreati. Se è mai ucciso tra quelle prese tutte. Dentro sei sicuro? Non possono uscire. Guarda la spirale che ha sul petto, sta con...
sulla pancia è più grossa. Perché la spirale per fare i cieli. Gurrellagan! Che tanto mi hanno detto che ha superato oltre i cieli. Nei film è tipo andato oltre. Eh sì. Ma troppo. Sfonda le galassie. Sì, ma anche altro. È arrivato tipo a dimensioni atomiche. Non so. Ma si lanciano... Ah, nei film? Nei film è diventato oltre tipo... Oltre la galassia? Oltre la galassia. Ma se già si tiravano gli universi? Appunto. No, le galassie, non si l'universo. Tiravano le galassie come se fossero stelline ma ninja. Quando? Ma non è... Non sì, nel cartone, alla fine sì, del cartone. Le ultime due. Quando combattono contro l'anti-spiral, quel tizio nero enorme. Andate a vedere Gurren Lagann. C'era ragazzi. Solo il Big Bang Attack che prende una galassia, ne prende un'altra, le piaccica insieme, glielo spara e quando lo colpisce l'esplosione dietro si vedono nuovi universi che vengono generati. Il Giappone, il leccare le maniglie, che cosa portano? Allora, detto questo, non c'è niente, stiamo perdendo tempo qua, proseguiamo. Vi pare? Sì, mi sembra un'ottima io idea. Io invasatissimo perché mi sono fatto un tiro di anime di Lich. Vado avanti, tipo. Sfondi la porta, lasci proprio la sagoma di Ripple. Io faccio grande legno. Sei proprio bravo, tieni duro e ti ridai 7 punti di ferita temporanei. Grazie. Che non si sommano però. Diventano 7, no? Sì, ok. Ripple sta andando avanti, fortissimo e velocissimo. Ripple, aspetta, lo seguiamo. Sentite del legno che si infrange. E seguendolo vedete che ha lasciato proprio un buco a forma di golem nella porta. Vediamo la polverina alzata da terra. E vedete che si ferma a questo incrocio con un altro tunnel. Tu quando arrivi lì vedi che ci sono due cadaveri per terra. Ci picchiano? No, ok, benissimo. Sono due cadaveri, senti. Una di un nano e una di un essere umano abbastanza giovane. Porca merda, eccoli qua. Chi ci li ha portati? Ripple, non puoi fare gli scatti. Ripple, direttiva, modalità indagine. Ok, scusate, torno indietro. Dopo aver lasciato delle impronte sui cadaveri. Bene, beh. Ora vediamo. Allora, 25 di inquisitore. Voglio vedere come sono messi i cadaveri. Che... Ma allora, tre cose. Uno, se sono stati portati qua, se ci sono venuti da soli, perché c'era traccia di necromanzia. Due, se sono in qualche posizione rituale particolare, strana, se hanno un senso nella disposizione dello spazio. Tre, se ci li sono... attacco, sono mimic. Se ci sono tracce di magia che si fingono cadaveri che stavamo cercando. Sì, mimic lo farebbe. Sono dei mimic molto intelligenti. Vero. Tre, mi fingo un morto. Allora, questa cosa... Queste due cose qua, tre, se ci sono tracce di magia necromantica sopra. Allora, quanto hai fatto? 25. Quello che vedi è che c'è della magia necromantica che non li aveva riportati in vita, ma serviva a tenerli in fresco. Ok, sì sì. Sono stati portati qua da bello qualcosa? Bello uno che si connette magari a questo e dice, chissà cosa stanno facendo. Cadaveri tenuti in fresco. Vabbè fa... niente, c'era una cosa, erano cadaveri tenuti in fresco. Li fa, ah sì, certo, ovvio, no? Chiaro. Mi sembra ovvio, no? Se no, che pezzente sei. Gomblotto. Sì? Noi mangiamo cadaveri. Esatto. Perché se si fosse sintonizzato solo ora, mangiamo i cadaveri. Ragazzi... Dopo avergli fatto cose zozze. Scusate, perché voi mangiate i vivi, non capisco. Sì. Io, è ovvio che tutti mangiamo cadaveri. No, io mangio solo roba viva. Buono. Sì, anch'io. Sono un crudista. Roberto Ozzorborn. Io sono un crudista nel senso che mangio solo la roba cruda, tipo le mucche e maiali. Io sono un crudista perché mangio la roba crudele. Ah, bello. Sei un crudelista. Un crudelista. Vegano crudelista. Le papere che sono state cattive in vita. Cioè tutte. Tutte. I cigni tutti. Tuttissimi proprio. E anche i cavalli che sono brutte persone. Brutte persone. E le mucche che sono le persone più cattive. Sì, sì. Detto questo, disposizione. La disposizione ti sembra che siano stati buttati per terra come dello snack buttato per terra? No, uno snack. Ah. Infatti, noti che ci sono dei buchi sul sacco collo. Di patate è lo snack. Aha! Allora, la prima cosa che faccio io è guardare e perquisire il segni sul collo. Perché questo qua era il.
Porco due. Posso vedere se so qualcosa sui vampiri? Stavi guardando il nano un secondo? Sì, no, perché voglio capire se ha addosso, visto che era la, il compagnuccio del messaggero, voglio capire se ha qualcosa addosso, tipo il messaggio. Ok. Troppo forte. Beh, per cui visto che se devo fare inquisitore, ho fatto 4 più di 14. Il messaggio non c'è, vedi che anche lui ha un anello. Lo stesso. Lo stesso. E gli, è, gli sono stati tolti dei pezzi di armatura per renderlo più abbordabile al morso. Io voglio vedere quanto so sui vampiri. Qua Bardo ci sta. E tu 13 e 5, 18. Dei vampiri sai le cose che sanno non i popolani, ma quelli che ne sanno un filo di più. Quindi so che col morso il morso in teoria è infettivo. Sai che succhiano? È infetto, cioè solo succhiano. Di alcuni vampiri, non okay. Di tutti. Non appagamento. Provo a fare di nuovo per vedere se succede qualcosa, magari stanno diventando vampiri. Allora, quello che sai dei vampiri è che succhiano il sangue, vabbè, quello lo sanno tutti. Il morso di per sé non basta trasformarti in vampiro, deve essere fatto un rituale apposta perché tu diventi vampiro. Tipo alla True Blood? Tipo che devi dormirci alla... insieme la notte sottoterra. Esatto. Cioè esatto. Non che li prendi e li butti così. Quindi, dato che sono stati buttati qua nel corridoio, questi erano snack. Quindi non c'è possibilità che si rianimino? No. Taglio la cuetta. Brucio le teste. Bruci le teste. E l'altra cosa che sai è che alcune delle leggende che circolano sui vampiri non sono vere. Tipo, è vero che possono trasformarsi in pipistrelli e scappare? Sì. È vero che l'aglio li infastidisce? No. Beh sì. A meno che non abbiano l'olfatto delicato. L'aglio li infastidisce. No. Infastidisce tutti l'aglio, soprattutto sì, se ma... devi limonare con un vampiro. Sì, dipende se ne mangiate. Ma non in una maniera. No, allo stesso livello della cipolla. Sì. Il metabolismo basale del vampiro non esiste, quindi... No, digerirà mai. Esatto, puzzerà sempre di aglio. Quindi tu devi mangiare dell'aglio per non essere così limonato. Per non limonare con i vampiri. A meno che non sia un vampiro calabrese. E allora a quel punto si attizza. Nduia e aglio non sono un problema. A quel punto è. Anzi, sono quelli. Lo diceva mamma. Però è vulnerabile all'insalata. Chi quel dell'insalata? Ciao ai calabresi che ci ascoltano. Ciao a tutti i calabresi. Sono ancora cose verdi. Ma non è. Un po' come in Idiocrasi che fanno l'acqua, quella del gabinetto, quella l'insalata, quella che cresce per terra. Agli elettroliti. Allora. Le piante hanno bisogno di elettroliti, lo sanno tutti. Brando lo sa. Indi per cui, stiamo per picchiare un vampiro, ma non potrebbe essere Lady di sto cazzo. Vabbè, non è che mi faccia scrupoli a picchiare una Lady, è morta. Scusa, ma lo stava mandando qui. Chi? Il messaggero era... affiliato a Lady Stocazzo. Sì, ma questa era la guardia del corpo che è morta. Probabilmente stava scappando. Ti viene in mente il messaggio è arrivato a Lady Anne. Ah, e quindi il messaggero non era più intelligente e non era più importante, ma era buono. Va bene. Beh, direi che controlliamo bene questi corpi e continuiamo la prossima volta. Ma prima faccio un ultimo tiro. Lady Annette, che rapporti ha con l'Accademia? Cioè, questa qua mangia, ma è legittimo. Anche tu potresti sapere qualcosa su Lady Annet perché è un vampiro. Me lo faccio. No, io non ho fatto. Vai, Dadone! 20! 11. Io ho fatto... più intelligenza, più cacciatore di non morti. 3, più... Io invece ho fatto 14 come inquisitore. E risvolti 14, 3, 17. Non morti. Quanto hai fatto tu? 14. Lui è un cacciatore di non morti, il nano è cacciagione di non morti. Esatto. Sì. Allora, risvolti politici... non ce ne sono, non è legata a nessuno dell'Accademia. Allora possiamo picchiare di manverso, molto bene. Quello che hai sentito tu di Lady Annent, che è registrato nei tuoi record e che hai potuto vedere da come sono stati divorati i cadaveri, è che non è un vampiro, una progenie vampirica appena nata, è un vampiro abbastanza cazzuto. Il fatto che si sia appena nutrito, perché questi cadaveri sono qua da poco, la rende anche molto più forte di quanto sarebbe normalmente perché ha appena mangiato. Molto bene. Quindi affrontarla senza avere un piano è quasi sinonimo sei di... Beh, ce l'abbiamo il piano, siamo il piano sottoterra. Quello che ha detto lui. Sei tu il bardo, dov'è il piano? Siamo uno sottoterra. Pensavo l'avessi lasciato nel ristorante. No, ma a parte gli scherzi, non è Lady Annette di Barovia, vero? No. Ok. Beh,
vampiri, paletti, li uccidiamo. E qua si torna alla domanda che ci hanno fatto all'inizio del DM risponde: quanto sono importanti i paletti? Molto. Molto. Lo saranno. Io ve l'avevo detto già all'inizio della puntata. E tu avverti. Poi non mi sento. Non vale, sei il master. Facile, scusa. Io, aspetta, fatto. Io lo dico. Paletti, eh? Etti proprio. Con un palo della luce. Quello sembra Schwarzenegger in comando all'inizio del film. Per a me mi si è spento il cellulare un'ora fa, quindi non ho potuto seguire le voci nella testa. Ma grazie alle voci nella testa che ci hanno scritto. Ciao, grazie a tutte le voci nella testa. Ora ho capito perché vi chiamano voci nella testa, ma solo adesso ci sono. In una sola puntata. E pensa che nella prima stagione erano effettivamente voci nella testa di un personaggio, che era schizofrenico. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci sta ascoltando in podcast su Spreaker, grazie a chi ci sta guardando post diretta su YouTube, grazie a chi ci ascolterà in podcast, cioè. Grazie a chi ci ascolterà. Salutiamo in podcast. Grande ospite che ha giocato Ripple. Grazie Nuax. Ciao, grazie a voi. Grazie a Dice Games. Seguiteli sulla pagina Facebook, su YouTube. Non c'hanno Twitter, ma tutto il resto sì. Tutto il resto sì, siamo molto social. Se vi manca ascoltare qualcuno che gioca di ruolo in settimana perché avete finito Fumble, o avete, c'è Dice Games. Se avete finito Dice Games, c'è Fumble. Infatti, se avete finito tutti e due, fatevi una vita, ragazzi, perché non è normale. Se siete al quinto binge listening di Fumble, come è successo, c'è Dice Games. Quindi esatto. Ci spaventate. Giusto perché a noi fa piacere ed è comodo perché col fatto che voi l'ascoltate così tanto avete più memoria storica di noi. Però. Infatti io non ho mai capito questa cosa, loro sanno più di noi che ci giocano. Sì, questa roba è assurdo. C'è cose che non mi ricordo, mi vanno a prendere citazioni. No, allora, nella taverna a Marwick avevo fatto Ripple, in realtà si è messo prima a quattro zampe, poi ha scoperto la botola della pietra rossa e ha detto che era travertino. Che è meraviglioso. Tra sei anni, tipo. Che è meraviglioso e spaventoso. Ecco. Sì, perché sembrate degli stalker, cioè, anche se non vi conosco. Ma noi vi amiamo tantissimo perché solo le persone famose di solito hanno gli stalker. Quindi, grazie. O le grandi fighe, scegliete uno dei due. Allora siamo persone famose, dai. Siamo le bellissime donne, allora. Beh, grazie al gay power. Gay power. 76 anni. Ma la gay power, sta cosa. Se andate su fumblegdr.it potete fare tre cose. Uno, lasciarci... Fumble è chiaramente pro unioni civili. Assolutamente sì. Elfi, nani, tutto. Ma sì, anche erotismo interspecie. Potete non morti, nani, elfi, uomini. Ah, ok, va bene. Warforged. Autoerotismo con oggetti meccanici. Esatto. Autoerotismo, cioè con delle automobili. Mi raccomando, usate il lubrificante per la backdoor del golem. Esatto. Su fumblegdr.it potete trovare le miniature dei personaggi. Che strano. Potete fare una donazione direttamente a Fumble. Sì. C'ho le anime nel culo. Potete andare nell'area shop. Scusate. E comprare i gadget di Fumble oppure comprare Urban Heroes oppure il codice Fumble Now. Fumble Now, Fumble Now, ha una forza sto Fumble Now. Fumble Now, Fumble Now, Fumble Now. E a perenne monito, dato che stasera il è arrivato l'anello, il pupazzo gonfiabile che si agita come uno scemo. Fumble Now non ce l'abbiamo quello, ma dato che è arrivato l'anello di Larfliz, potete anche andare su mutantsandmastermind.it/shop e comprare anche quello. Giusto. Tranne non Claudio, non ci può andare lui. Non date dei soldi a noi, ma comprate una bella cosa. L'altra cosa che potete fare è andare su QWERTY.it, diventare soci, e poi andare su iTunes e lasciarci delle recensioni a 5 stelle, che fanno sempre piacere perché ci aiutano a farci conoscere, ma soprattutto anche delle recensioni scritte, perché noi ci divertiamo a leggerle, sono sempre bellissime e ci migliorano la giornata. Davvero. Oltretutto tanto. C'è anche la solita guerra tra me e Roberto a chi legge prima le... Che di solito vince Roberto. Per adesso, per adesso siamo tipo... Quante sono le recensioni? 76-1. Siamo tipo 76-7, però... Cioè tu hai letto 76 recensioni e lui 7. No, perché di solito lui apre iTunes una volta al giorno per controllare le recensioni. Anche io. Solo che quando le apre lui non c'è mai niente. Quando la apro io ce n'è sempre una nuova. E quindi io la posto sul gruppo. Siamo tipo 76-7. C'è cioè questa sfida goliardica tra di noi in cui c'è in gioco solo la casa, ma... È tipo la guerra tra il nano e Legolas. Sì, esatto. Quanti esatto. Il nano e Legolas. Questo vale due! Non il nano e Legolas... Non mi piace questa definizione perché era meglio Gimli e l'elfo. Esatto, Gimli e l'elfo. Gimli e il frocio anche se vuoi. Ma gli elfi no, gli elfi sono una brutta razza. Sono belli.
No, gli elfi sono belli. Sì, sulla brace. Sono belli veramente. Perché ballano. Balla. Tanto non si può credere, c'ho la pellicina. L'unico elfo buono è un elfo scuro. Vorrei dire che sto giro ci siamo dimenticati del fatto che Thane, appena sente un motivetto, balla. Vero, io ne ho fatti più di uno. Ero, ma era l'adrenalina battaglia. Della sì. Battaglia. E tu? Quindi facevi dei passi. Come qui? Tu eri ottimista. Che vi lascio andare avanti a voi, tipo. Gli, pare, oggetti, gli oggetti magici in tredicesima erano tutti un side effect. Mm-hmm. Perché hanno una loro personalità. Okay. No, hanno una loro personalità che si imprime su chi li ha indossi. La mia cos'era? La gemma della vita che mi faceva... Non faceva correre rischi agli altri. No, che non era che non faceva correre rischi agli altri. Gli rompevi i coglioni quando rompevano quando prendevano rischi inutili. Esatto, tipo non guardare, non guardare i soffitti. Ve l'ho fatto inconsciamente, quello perché proprio l'avrei fatto io. Quindi io quella cosa per cui non posso rispondere direttamente ad una domanda. Ah, minchia, è vero. Ma a sto giro non ho risposto a nessuna domanda, quindi... No, perché insomma te l'ha fatta, io invece parlo. Sei tu un dio. Sei tu un dio. Beh, insomma, dipende dalla definizione di dio. Discuto. Cosa intendi per Dio? È quell'entità che sta sopra un po' a tutte, quindi boh, dipende se gli altri vogliono star sotto. Boh, va bene. Ed è metallo, basta. Settimana prossima abbiamo degli altri ospiti. E che bello, eh. E giocheremo alle cronache di Populon. E loro stanno sotto Populon, sopra. O Populon. O Narnia. O Narnia. Ce lo faremo dire dove sta l'accento. Esatto. Sulla P. Ma le cronache di Narnia, spoiler alert! No, chiudete qui, le cronache di Narnia che giochiamo fa sono tutti morti. Ma non giochiamo alle cronache di Narnia, avremo qua uno degli autori e uno dei disegnatori del manuale. In realtà, saluto. Avremo addirittura due ospiti. Salutate. Boom. Poi quando ci vuoi venire a trovare, tanto noi qua siamo. Ecco là. Facciamo uno scambio. Cioè, scusami, non hai bevuto perché abiti qui dietro? Io abito... No, non posso non dirlo dove abiti, cioè. Vicino a Monteceneri. Ma tanto non lo so io, quindi... Io sì, ho capito. Comunque, se poi vi associate a Fumble, vi diamo l'indirizzo di... Esatto. È uno dei perks... Potete andare a svaligiare di casa. Sono povero. Perché continui a dire dove abiti? Perché sono povero. C'avrai dei manuali. Sarà un perks basso, il vabbè. Computer. I manuali sulla famiglia. Qualcosa. Un letto. La letto. Porta. No, cambio casa. La povertà. La povertà. Io la povertà. Arriva e vi dico una persona che si chiama Povertà. È la mia serva. Bella. Beh, una serva povertà. Chiamata Povertà. Cioè perché non la pago. Perché... Ah, ok. Ci sta. È povera. Perché sei povero. L'hai appena detto. Scusate. Ci sentiamo settimana prossima. Sempre con Fumble. Fumble. Buonanotte. Fumble. Dice Game. Fumble. Dice Game. Fumble. Dice Fumble. 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 Fanbase. Okay.